Eccoci qua online, ditemi se mi sentite bene. Un attimo solo che esporto in una seconda finestra la, live, la chat, così vi posso vedere anche senza guardare la pagina di YouTube. Perfetto, terzo giorno di fila. Ciao Mircuzzo, ciao Costanzo. Costanzo da, da ieri è diventato official, <coughs> scusate, moderatore. Confermatemi che mi sentite bene. E che mi sentite questa volta da qui. E non come ieri da... Uh, dalla Webcam. <ride> Il grande Dark Jason che è riuscito a beccare la live dall'inizio, vai tranquillo, vai tranquillo. Allora, aspettiamo qualche minuto prima di iniziare con, uh, con Construct. E continuare il nostro platform che ieri abbiamo veramente uh, smanettato veramente tanto per uh, fare queste particelle. Perché purtroppo Construct non permette, utilizzando il behavior physics, uh, di, di, di praticamente cambiare la gravità ad ogni singolo oggetto. Quindi, praticamente, o la cambi a tutti gli oggetti: quindi set to world gravity o non si poteva fare. Abbiamo cercato su internet, abbiamo lavorato insieme, alla fine la soluzione migliore è stata quella invece di creare un bullet. Quindi, come che le particelle della lava, della lava che escono siano dei proiettili, e che praticamente in quel modo possiamo lavorare um, singolarmente sulla gravità. È una soluzione che abbiamo scoperto insieme. Uh, io nei prossimi giorni cercherò di scrivere comunque. Uh, Uh, posso scriverò direttamente un post sul forum e anche sul gruppo Discord ufficiale di Construct e vedrò se troverò uh, un'altra soluzione a, questo, a questa cosa. E la cosa bella è che in questo modo possiamo creare i lapilli di lava che adesso vi faccio vedere anche dall'alto verso il basso, quindi per, per far capire che dall'altra parte c'è una gravità e così è molto molto meglio perché prima era molto scomodo che la lava dal cielo, diciamo i lapilli. Arrivavano verso. cioè, come se pioveva lava. Era veramente molto brutto. E ora dovremmo fare oggi. Nel video di oggi, dovremmo fare la stessa identica cosa. anche per quanto riguarda invece uh, gli slime. Quindi le piccole particelle che spawnano gli slime. Speriamo poi che con l'arrivo del C3 Runtime, che è già arrivato, ovviamente vi ricordo. in teoria loro vogliono fare. gli sviluppatori. Eh, vogliono aggiungere praticamente che eh, ogni particella, quando tu fai l'emitter, quindi le particelle, sia un singolo oggetto. Questa cosa è grandiosa perché ci permetterà di fare tantissime cose. E in più, non so se avete visto sul, gruppo, sul canale Discord, ho condiviso un video uh, dove praticamente vi ho fatto vedere che come prossimo aggiornamento c'è lo Z Elevation che praticamente gli sviluppatori di Construct stanno mettendo che nell'editor l'editor sia una sorta di 3D. Cioè, veramente veramente figo perché si potranno fare cose nuove. Lo zoom avrà più senso. Tipo tu zoommi e vedi gli oggetti, vai indietro e vedi l'HUD, Quindi si può creare un maggiore ordine, diciamo, tra i livelli. Ciao, Dante. E Dark Jason ci scrive anche che ora può confermare che anche le live hanno un inizio. Sì, sì. L'inizio, l'inizio c'è. Speriamo che oggi riusciamo a non avere problemi. Quindi a non perdere fotogrammi, a non splittare la live in due parti. E anche se non so se oggi rimarrò come ho fatto ieri fino alle 6. Che ieri abbiamo fatto appunto 3 ore di live. Anche se si è buggato completamente tutto. E non perché ha visto ieri la live per tipo un'ora dava 0 spettatori quando invece eravate c'eravate era, voi che scrivevate. E niente, io direi di spostarci su Construct. Già siamo in 11 persone. E, e ciao anche Damiano che, che ci, ci scrive. Ciao Joking, e vai dante, vai dante, vediamo un po', vediamo un po' come lavora. Io di la verità. Come avevo detto devo andare a tararmi questi capelli perché ragazzi è una settimana che sono chiuso in casa a lavorare Guarda un po' sembra un po' Vegeta di quarto livello E, e infatti pomeriggio spero di andare dal, dal barbiere proprio per questo Non faremo tantissimo tardi Vediamo un po' almeno che non c'è un problema che a tutti i costi dobbiamo risolvere Quindi direi di spostarci direttamente dalla schermata principale Quindi andiamo e Iniziamo, iniziamo appunto a lavorare un pochino io ho appena finito di mangiare, quindi con panza piena speriamo che non ci viene sonno, effettivamente mi devo preparare un caffè, in caso più tardi vada a prepararmi un caffettino. E dovremmo fare tipo come fa Power, chi di voi lo segue, io la sera lo seguo sempre, fa social eating, no? Cioè che lo, lui mangia, mentre mangia parla con voi, è veramente bella quella cosa E la prima volta che guardo questa serie, non ti preoccupare jogging, sono contento, praticamente insieme lavoriamo a dei giochi Le live rimangono sul canale, almeno che non, non, YouTube non mi dica qualcosa di strano, perché è probabile, perché per questi giorni ha dato un po' di problemi Ma ci, ci siamo, ci siamo e vi faccio vedere a che punto siamo arrivati Allora facciamo play e confermatemi se tutto si sente perfettamente. Quindi non vi preoccupate, dico voi. Datemi sempre dei feedback. Abbiamo fatto che questa lava per adesso spawnava in questo punto. Era soltanto per testare. Quindi adesso non ci fate caso a questa lava che spawna al centro. Perché ieri sera, ieri, ieri verso le sera eravamo rimasti in questo modo. Come potete vedere, clic sparando sul nostro personaggio, spawnano. Queste piccole particelle, questi piccoli box, che però quelli lì hanno lo, il behavior physics. Nel video di oggi faremo che innanzitutto la lava spawn in basso e la lava uh, dall'alto spawna verso l'alto. E quindi oggi ora faremo subito questo. Quindi non controllerò la chat in maniera costante come faccio invece la domenica nelle live. Quindi se volete farmi domande, magari mi sfugge, è normale che non, uh, non gli do molta attenzione. E perché appunto io voglio, dare, voglio farvi vedere con questa serie, tutta il questa serie tutto il processo che c'è nello sviluppo di un gioco. Come avete visto ieri ci sono stato un'ora per fare una semplice cosa proprio perché non vi voglio far vedere le solite cose, le pappe pronte. Voglio farvi vedere come uno, uno sviluppatore di videogiochi affronta la situazione e cerca di risolvere il tutto. Farò un tutorial online su come creare un gioco di Undertale. Chissà, io ancora purtroppo Undertale non l'ho giocato e spero di giocarlo presto. E ciao anche Lion che uh, ci segue. Quindi allora facciamo subito questa cosa. Innanzitutto una cosa avevamo fatto, se vi ricordate, avevamo fatto che ogni secondo viene chiamata la funzione spawn la pillo e che praticamente quando viene chiamata questa funzione, quindi spawn la pillo, crea un oggetto nella posizione 82 152 che noi dobbiamo modificare perché la posizione deve essere questa qui della lava che eh, allora possiamo fare anche una cosa buona. Se vi ricordate, c'erano due oggetti separati la lava era un oggetto 1 e un oggetto 2, no? Se vi ricordavate. Quindi noi potremmo effettivamente far spawnare il nostro, la nostra lava proprio in questo punto. Però io non voglio farlo in questa lezione proprio perché il blocco di lava sono, du sono due oggetti uguali, dovrei duplicare come se fossero due oggetti diversi. Questo giorno lo pubblicherai? Non lo so. Molto probabilmente ho intenzione a fine serie o di continuarlo un altro pochino. Vediamo un po' dove arriviamo domenica con la live. Anche se spero nei prossimi giorni, magari venerdì, di mettere dei livelli. Eh, domenica, di, cioè, lavoriamo insieme. Magari di renderlo anche per mobile. E poi lo pubblicherò, ma lo do a voi gratuitamente. Quindi poi potete farci tutto quello che volete. Tanto gli asset sono completamente open. E, anzi non so se posso rilasciarlo a dire la verità No, mi sa di sì Posso rilasciare a mia volta le grafiche Devo informarmi con Ma comunque vorrei darvi tutto il sorgente Ecco Quindi mi informo con le grafiche Ma in teoria non dovrei avere problemi Conosci ClickTeam Fusion? Sì, lo usavo quando ero molto piccolo C'è un canale nascosto che non vi dirò mai Solo Burgo conosce Di quando facevo dei tutorial su quel programmino Ma avevo tipo 15-16 anni uh, Però l'ho usato per pochissimo tempo allora, facciamo spawnare tipo questo lapillo in basso, quindi diamo delle coordinate, che per adesso diamo delle coordinate, noi non conviene mai mettere delle coordinate con numeri fissi, ma conviene, devo dire, di, di far spawnare quel lapillo proprio dove è la lava. Mi arrivano le notifiche, perché sono iscritte in diversi canali. Ciao artizi, come va? Magari durante la live vado a mangiare, ma cerco di... Tranquilli artizi, non ti qua, io ho appena finito. Quindi vai, vai tranquillo. Facciamo spawnare quindi, in questo punto, la posizione ad esempio da 146 a 207, nell'asse delle X. Quindi facciamo random... 146. Eh, come avevamo detto, mi pare che da 207 facciamo 200. Adesso facciamo 160-200. Anche se questo valore adesso lo cambieremo, lo cambieremo proprio perché vi ricordo che dobbiamo fare anche randomicamente o sopra o sotto. Ora, ora ci lavoriamo. Rifacciamo quello che abbiamo fatto ieri, però, ovviamente con il ballet. E cosa dobbiamo mettere anche l'altezza? L'altezza facciamo spanare nel. Anzi, facciamo 140. No, deve essere 140. 180. 207 l'altezza quindi 207 l'altezza quindi 150. 170 adesso vediamo ciao Davide che anche oggi è online No, non mancate mai, già siamo in 15, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, sapete almeno così dice YouTube che mi aiuta. Oggi sistemiamo anche il fatto che questo oggetto come potete vedere non tocca terra, è veramente molto molto semplice risolverlo, vediamo i lapilli se spawnano oppure non spawnano, in questo momento non stanno spawnando, quindi noi cosa dobbiamo fare? Andiamo in modalità debug e vediamo un po' cosa succede. Molto importante sempre vedere se vengono spawnati i lapilli, cosa succede, cosa non sta succedendo, perché vi ricordo la modalità debug è la modalità che vi salverà sempre. Uh, vi, vi salverà sempre ogni caso. Possiamo vedere che vengono spawnati. Però forse sono troppo in cadono. Come potete vedere, non hanno abbastanza spinta. Per raggiungere per dargli abbastanza spinta, facciamo che la speed del uh, possiamo diminuire la gravità. Oppure semplicemente dargli come speed ad esempio, 200. Vediamo cosa succede se gli mettiamo 200 o se no li facciamo spawnare un po' più alti. Guardate un po'. Ovviamente vanno verso destra. Dobbiamo mettere l'angle molto più alto. Ne avevamo messo come angle che era 100, 240, 340. noi invece di 340 mettiamo super giù. Allora 0 e a destra. Poi abbiamo 90, 180. Quindi facciamo. Uh, va bene. 220, 300. Facciamo 320. Vediamo un po' come adesso. Come speed possiamo mettere 150. Ciao Marco Sgobba, che anche oggi è online. Ieri era l'episodio Bullet. Ma veramente, ieri sì, è stato l'episodio Bullet. Ecco, secondo me così, così non è proprio male Quello che dobbiamo fare adesso nel, nella lezione che faremo oggi Faremo anche, infatti forse l'angolazione è troppo a destra Quindi noi abbassiamo ancora di più Invece di 320 mettiamo 300 Quello che dobbiamo fare nell'episodio Facciamo pure che quando tocca il pavimento si ferma Quindi a poco a poco lo facciamo Cosa mi sono perso? Non ti sei perso niente? Abbiamo appena iniziato, quindi non ti preoccupare Poi ovviamente la live se tutto va bene rimane online Non dovrebbero essere, se non ci dovrebbero Come ieri, se non ci dovessero essere problemi e eh, il ciao Alessandro Rinaldi che si è appena connesso E quindi facciamo la stessa cosa Quindi facciamo spawnare prima di fare uh, che l'oggetto tocca il pavimento e si ferma Voglio fare che praticamente spawnano anche dall'alto Se vi ricordo noi possiamo fare innanzitutto che noi gli mandiamo delle coordinate Quindi allora gli mandiamo delle coordinate Gli mandiamo l'asse delle X Gli mandiamo 160 L'asse delle y gli mandiamo l'altezza 207 e poi gli mandiamo 0 1 0 sta a significare a terra 1 dall'altra parte. Ciao Giacomo! Facciamo gi eh, 0. Poi eh, cosa facciamo? Facciamo allora principalmente. Vabbè, facciamo che chiama pure un'altra funzione. Dobbiamo cercare di capire. Dobbiamo, Se voi volete, adesso facciamo che contemporaneamente ho la pillola che spawna spa spa in basso, contemporaneamente ne spawna spa uno in altro. Quindi facciamo che ogni secondo chiama due funzioni le stesse, però gli passiamo coordinate diverse. Nella serie X possiamo passare queste qui, ovvero 208. Facciamo così. Ora mettiamo pure un po' di musica, ragazzi, non vi preoccupate. Anzi, ditemi voi in chat se preferite oppure no e facciamo la serie Y 30. 30. Perfetto e facciamo 1. Allora, cosa dobbiamo fare? Allora, dobbiamo fare innanzitutto che lo spawn. Siamo provare a vedere come, eh, come viene la lava più lenta. Sì, sì, adesso facciamo anche quella, Davide. Infatti, grazie per avermelo ricordato. Oggi sistemiamo un po' di cose. A focalizziamoci su questo, così poi magari facciamo qualcosa di più tranquillo. Oggi non so se rimango fino a come ho fatto ieri fino alle 5, perché come ho detto all'inizio live, devo tagliarmi questa, Questi capelli da vegeta Super Saiyan di, di sesto livello. Quindi devo, devo tagliarmeli. Quindi, cosa facciamo? Noi facciamo che. La funzione passa un parametro, in questo caso il parametro numero 2, che è 0,1. Se mi sta passando 0, vuol dire che deve spawnare in basso. Quindi facciamo, se function.param 2 è uguale a 0, allora spawn a un random tra function.param 0 meno 10, function.param 0. Più 10 Altrimenti Deve essere Sempre function.maram Esatto Sì, effettivamente lo possiamo fare anche diversamente Dopo lo ottimizziamo Non aveva sempre a mettere altrimenti Perché deve essere sempre uguale Però Effettivamente no Possiamo farlo Direttamente in una linea soltanto Senza una condizione Esatto, in questo modo Mentre per l'altezza non è proprio così Per l'altezza quindi se Function.param allora, La l'altezza deve essere sempre Non c'è bisogno della condizione effettivamente Posso farlo anche in questa maniera Vediamo un po' cosa succede Molto importante invece è il bullet Che è random tra 2.20 e 3.30 Ciao, appena caricato un gioco su Play Store Grande Federico Ciao Shadow E a Costanzo Costanzo è moderatore ora Sì, Costanzo è diventato moderatore da ieri Allora, praticamente cosa facciamo? Facciamo intanto l'angle del proiettile La direzione che va a finire, no? No, avevamo fatto che l'angolo era 220-300, su per giù questa sarà. su per giù adesso non so precisamente la sua direzione, quindi quando spawna può andare in queste direzioni, cioè proprio in questo range. E mentre, cosa facciamo? Facciamo che quando spawna dall'alto, il range deve essere non questo, ma l'opposto, quindi, tipo così. Quindi, cosa facciamo a fare? Facciamo che se function.param 2 è uguale a 0. Allora fai spawnare, fai un random tra 2,20 e 300. Altrimenti fai un random tra, facciamo 40 e 100. E 90 dai. No, 90 è 0, 140, 150. 120 dai. Vabbè, poi lo, le testiamo per bene. Ovviamente dobbiamo cambiare anche la gravità. La gravità adesso, in questo momento... Nel singolo proiettile era 300. Quindi facciamo che, ballet, blocco lava, box lava. Gravidi, se function.param è uguale a 0. 2 è uguale a 0. Allora fai che la gravità è positiva 300, altrimenti è negativa. Vediamo un po' cosa succede. Guardato un po' Non ci credo ragazzi A vederlo oggi Che ieri abbiamo veramente Sclerato Funziona alla grande Cioè non spawnano sempre Perché ci sono un po' di problemi Ora dobbiamo dargli più forza E dobbiamo anche Però come vedete funziona E dall'altra parte Funziona pure Cioè ragazzi Sono contentissimo Come avete visto Ci sono i lapilli di, di lava Funziona alla grande Quindi sono veramente Stra stra contento Veramente contento che meraviglia è vero è vero ora dobbiamo fare ovviamente dobbiamo sistemare l'angolo la forza come vedi magari vabbè basta spawnarlo pure un po' più alto noi gli avevamo messo come altezza gli avevamo messo che era 30 ne possiamo mettere anche 40 e possiamo anche diminuire l'angle perché effettivamente magari l'angle da sotto verso sopra è troppo 120 facciamo 100 se no veramente poi ci arrivano di sopra. Siamo in 26, grandissimi ragazzi. Per quelle persone che sono appena collegate, anche ci sono. non so se ci sono persone nuove. Non lo so perché in caso scrivetemelo in chat. Uh, stiamo realizzando un gioco in questa settimana. Ho voluto fare questo esperimento. Sto comunque registrando un video al giorno, usciranno nei prossimi giorni. E questo esperimento di fare una settimana soltanto di live per farvi vedere il processo che solitamente c'è. Oh mio dio, forse adesso è troppo. Perché abbiamo, abbiamo fatto troppo angle. Vi faccio vedere proprio il processo che riguarda lo sviluppo di un videogioco. Cioè io mi diverto a fare in questo modo. È normale che inizialmente magari si sclera un pochino. Quindi che uno perde veramente tanto tempo. Ma proprio è normale che uno sviluppatore perde. Cioè nel senso pensa a come fare. Io vi voglio far vedere proprio uh, tutto il processo che riguarda lo sviluppo di un videogioco. Cioè la cosa bella qual è che io voglio farvi vedere. A differenza di un corso dove... Tutto quello che dico deve essere molto rapido. E devo essere chiaro. Qui invece vi voglio far vedere tutto il processo che faccio io. Quindi, a poco a poco mi metto con calma, faccio vedere i problemi. Come avete visto ieri, ad esempio, siamo stati tre ore in live per fare poi una cosa che ci siamo riusciti solo gli ultimi dieci minuti. Siamo più avanti, pote? Non lo so. Stavo per dimenticare del like. Mi stavo dimenticando. Eh, infatti, Artizia, ha fatto bene a risolvere. Oggi ho pure l'acqua con me, così non mi stanco. A parlare. Allora facciamo una cosa alla volta Quindi sistemiamo la fisica del uh, Facciamo che ogni volta che tocca il pavimento Allora noi possiamo fare in due modi Allora se vogliamo fare che ogni volta che tocca il pavimento si blocca c'è un problema Vi spiego perché c'è un problema Perché se noi facciamo che ogni volta il pavimento si blocca Alcune volte magari può succedere che Avete visto l'oggetto spawna in questo modo E tocca subito il pavimento Allora innanzitutto facciamo che quando il, Dovrebbe già esserci Distrae outside layout non c'è quindi dobbiamo, ah sì, c'è perfetto. Quindi quando l'oggetto esce dal layout si distrugge e a noi va benissimo. Innanzitutto facciamogli partire l'animazione, no? Box lava, start. Vediamo un po' cosa succede in questo modo. Perché può essere che non c'è neanche bisogno della della fisica da mettere. Vediamo un po', mm, no? Dobbiamo metterla comunque. Facciamo che quando tocca il pavimento si stoppa. Quindi on collision with uh, solido. Set. Ballet speed 0 non, non è sufficiente. Dobbiamo anche disabilitare. In questa maniera disabilitiamo il proiettile. Però cosa succederà in questo caso? Succederà che alcune volte anche i proiettili che spawnano da destra verso sinistra, visto che toccano, come avete visto, cadono. Ma noi ora poco a poco sistemiamo che non possono mai toccare a destra e a sinistra. Infatti, l'angle qui è troppo elevato. Effettivamente, dobbiamo modificarlo. Quindi facciamo invece di 2,20, 300, 300, facciamo 230, 2,40. Poi dopo più avanti cosa facciamo? Prendiamo proprio un cerchio, andiamo su intent, prendiamo le coordinate, cioè prendiamo proprio precisamente le misure e lo facciamo nel dettaglio, quindi non aveva senso. Dovresti rallentare l'animazione, infatti lo facciamo adesso, non ti preoccupare. C'è un modo per creare particelle che si dissolvono, se ha in mente, si potrebbe usare quando la lava tocca il pavimento. Sì, io ho fatto che si rimpiccioliscono, però praticamente cosa possiamo fare? Possiamo aggiungere un light twin che possiamo mettere l'opacity. Quindi che da 100 passa a 0. Però mi piaceva farlo che si rimpiccioliva. Ecco, preferivo in questa maniera. E possiamo, ovviamente, mettergli uh, un, um, come duration 3 secondi. E noi, cosa abbiamo fatto poi? Se vi ricordate, avevo fatto che quando l'animazione finiva, ovvero da, che, che la, la, la dimensione cambia, quando arriva a 0, praticamente si distrugge il box lava. Allora, rallentiamo la. Um, Fatemi vedere, ah, posso vedere la preview. Il bello di questo 3 è questo: che io posso fare una preview e posso vedere la lava. Quindi cliccare e in tempo reale, quindi senza fare play e controllare, modificare i suoi parametri. Quindi facciamolo. Allora, intanto, modifichiamo la lava. Io è la prima volta che lo faccio. Ah, ecco, provo a mettere Grande Marco 8 come speed. Quindi facciamolo: 8%. Poi mettiamo come 15, vi ricordo che Marco è il ragazzo che ieri ci ha detto come fare la lava E che per chi non, non, non si è collegato ieri, siccome gli effects io ancora non li uso Ed è una cosa che funziona in WebGL quindi non tutti i dispositivi Io ho creato un semplice box 16x16, l'ho ingrandito e gli ho messo un effects che si chiama uh, Water E andiamo a mettere Y Speed, mettiamo 15, Intensity 1, Marco è avanti, si sì, è proprio forte lui lo so è proprio forte ed è, uno, è una persona che da un po' di tempo che c'è anche sul gruppo Facebook. Lui ha fatto proprio un videogioco, sta sviluppando un suo videogioco, se siete molto curiosi andate sul gruppo Facebook, che trovate in descrizione. Se non ero dovrebbe esserci in descrizione il, il gruppo Facebook, in caso Costanzo lo puoi anche allegare. E um, è praticamente, oh vabbè, basta andare anche su sviluppare giochi.it perché per adesso era i Direct, e lui sta sviluppando proprio un videogioco dove c'è proprio l'acqua, sta facendo un bel lavoro. Anzi, di la verità me lo devi mandare Marco. Anzi ah, sì, ci dovremmo sentire Ecco Mi ho dimenticato infatti Ieri di scriverti Come frequency mettiamo 4 Come Angle 5 Poi ovviamente Noi dobbiamo leggere in basso Anche tutto quello Che vuol dire Ad esempio angle Ecco qua adesso Mi è partito il salvataggio Non so se lo vedete In basso non lo vedete voi Perché non arriva Lo screen Che poi neanche questo Neanche oggi Ho tagliato la finestra Infatti ora ci sarà Burgo che mi starà linciando Però fa niente Come angle Sta angle of the waves Quindi se ad esempio Metto 30 Magari L'angolazione cambia Dobbiamo lavorare su questo Quindi facciamo angle 5 Ops, ecco angle 5 Delta, che sta a significare eh, l'aumentare di distorsione causata dalle onde uh, Un valore basso causa più dis distorsione Facciamo 25 E... Penso che lui la riflessione, la riflessione non me l'ha mandato E eh, mo smettiamo 15 Guardate un po' ecco il risultato Ci siamo Sembrerebbe veramente... Ti chiami così anche nel gruppo? Sì si chiama anche così anche nel gruppo Guardate un po' Veramente bello Mi ricordo che la lava ci fa danno soltanto se è più... Certo in questo caso proprio spamma la lava a go, go Infatti è veramente impossibile passare Ma noi possiamo di semplicemente diminuire questo valore aumentarlo, e aumentarlo Invece di fare every one second Possiamo fare un random tra 2 e quattro secondi Una roba di questo genere e niente, poi una no, cosa che si potrebbe fare qual è? Ovviamente non lo faremo perché non ho neanche gli assets per farli. Però, attiva, ad esempio, potete fare che fate un frame del personaggio che va a fuoco. E il vostro personaggio cambia animazione se vi, se vi tocca. Eh, tenendo conto che, che vi tocca, quindi, cambiate cosa succede: che la lava vi tocca, cambiate l'animazione del personaggio quindi, come se sta andando a fuoco e cambiando andando a fuoco cosa, potrei, cosa puoi fare ad esempio puoi fare che per levarti il fuoco tu praticamente devi andare a, devi correre a destra e a sinistra cioè si possono fare la cosa bella di cioè si possono fare veramente tante cose tante tante cose quindi andiamo a sistemare la velocità l'abbiamo fatta andiamo a sistemare il blocco come potete vedere del personaggio che va a destra e a sinistra nella lezione di oggi faremo così nella lezione della live di oggi faremo così non so quanto tempo rimarrò però ovviamente noi Andiamo avanti Faremo innanzitutto un nemico sotto sopra Anche dall'altra parte Noi ieri abbiamo veramente smadonnato anche con, uh, con i proiettili se vi ricordavate Poi abbiamo trovato la soluzione Cosa facciamo? Facciamo che, va... che ci sarà un nemico anche dall'altra parte E una cosa che dobbiamo fare ora è che Quando io uccido i nemici e giro dall'altra parte Anche gli oggetti quando... Anche lo slime che sarà sotto sopra Se lo uccido farà la stessa cosa Molto importante come facciamo a fare intanto una cosa del genere? Innanzitutto, come avete visto, il, il personaggio non tocca bene. Non tocca bene perché? Allora, i tutti i nemici hanno questi behavior, che adesso vi faccio vedere, Family Behavior. Mentre lo slime, purtroppo, ha un behavior che si chiama Physics, che adesso disabilitiamo, non lo eliminiamo, perché vi faccio vedere perché. Disabilitando, cosa succede? Succede questo, che praticamente, guardate un po', non si gira più. Non si gira più perché noi cosa avevamo fatto? Avevamo fatto, guardate un po'. Sul nostro personaggio, movimento slime. Che se la sua velocità era minore di 0 andava a sinistra. Ma siccome noi abbiamo utilizzato il Physics che adesso abbiamo disabilitato, non funziona. Per fare questo, cosa facciamo? Andiamo nella debug, vi faccio vedere un po'. Guardate ciao Edoardo. Guardiamo un po', andiamo sul nostro slime. E noi possiamo vedere che la sua andando su, allora ci deve essere il Custom Velocity. Guardate un po', vector x 10 positivo, negativo meno 10. Possiamo prendere questo come punto di riferimento. Vector x. Quindi invece di fare physics x velocity minore di 0, possiamo fare semplicemente che se è il suo vector x, quindi non se lo troviamo, oppure semplicemente is moving. Ma se non vogliamo fare is moving, is moving facciamo così: torniamo indietro. Andiamo su, anzi, facciamo una cosa: vediamo se c'è is moving. No, un attimo solo. Compare speed Ori orizzontale. Allora, se la sua velocità è maggiore di 0, quindi uh, in questo caso minore di 0 perché abbiamo fatto partire l'animazione, se è minore di 0 va a sinistra, altrimenti a destra. Guardate un po'. Perfetto. E come potete vedere fu funziona perfettamente. Ora faremo la stessa identica cosa con il box slime. Uh, che vi ricordo, il box slime sono quei piccoli... Ogni volta è un problema dare i nomi alle cose. Però non ci riesco. Da dopo anni ancora non ci riesco. E praticamente cosa facciamo? Facciamo che il box slime. Quindi le particelle, diciamo i pezzettini di slime che escono dal nemico, non tendono ad andare via, e, e no, cioè tendono ad andare via. però una cosa che dobbiamo fare è molto importante per fare quell'effetto sottosopra. è che praticamente, guardate un po', gli dobbiamo togliere al box slime uh, il fatto che è un oggetto physics. Perché vi ricordo, come abbiamo detto ieri. Con Construct utilizzando l'oggetto physics Si può settare o la gravità di tutti gli oggetti E basta Non si può fare che ogni, ogni singolo oggetto ha una gravità Deep, li uh, Deep Lion Potresti anche creare un nemico di colore diverso Che riesce a spostarsi sia nella Piattaforma sopra che sotto Non ho capito Non ho capito bene In caso Ogni tanto c'è del buffering Molto strano Non lo so, non lo so Vabbè, in caso di avviare la live, se vedete che è un po' a scatti. A me qui mi dice che sta andando in teoria bene, però non lo so. Quindi facciamo una cosa di queste. Allora, andiamo sul nuovo, potresti fare che il nemico può andare sopra, però per un tempo limitato e poi cade e si spiaccica. No, io voglio fare Allora, la mia idea iniziale era proprio creare come se sopra e sotto fossero due mondi differenti e solo il nostro personaggio può cambiare gravità. Questa era la mia idea iniziale. Cioè, come se in questo caso lo slime non sa del mondo che cioè, No, non sa. Cioè, come se fossero due cose diverse. È inutile andare troppo avanti perché sennò non, non ci bastano neanche 15 giorni di live per fare tutto. E quindi quello che preferisco fare è che praticamente a poco a poco lo aggiorniamo, facciamo poi che magari ci sono delle porte per andare ad altri livelli, però è inutile fare... Aggiungeremo altri nemici dopo, però è inutile fare altre cose super mega galattiche Viene colpito se ne piccerissimo come se perdesse i pezzettini. Sì, do... questa cosa mi piace Dante. Ricordamela dopo la facciamo. Ci sono due gravità differenti, esatto. Quindi opposte, bravissimo, Artizi. Quindi facciamo la stessa cosa, come abbiamo fatto per uh, il nostro box, questo qui, che è poi è molto importante, invece di creare due oggetti diversi, noi potevamo fare che l'oggetto era uguale, però praticamente aveva una un on frame diverso. Quindi ogni volta prima di... Questa cosa, per ottimizzare, la potremmo anche fare. Invece di far spawnare due oggetti, box lava, box slime, facciamo box Se tu, il proiettile sta colpendo lo slime, tu spawna il box, però dagli come colore azzurro, quindi come frame 0 Invece il frame 1 è la lava, in questa maniera potremmo ottimizzare di più il codice Però vabbè, e non dovremmo fare la stessa, identica, la stessa cosa sempre, però va bene Disabilitiamo la fisica, disabilitando la fisica come potete vedere non succede nulla Cioè se io, si fermano, come potete vedere sono immobili, va benissimo lo stesso No, intanto non la eliminiamo la fisica perché se eliminiamo la fisica ci va a eliminare tutto il nostro codice. Quindi è meglio intanto risolvere a poco a poco il tutto. Quindi cosa facciamo? Andiamo su. Allora, andiamo su. Danno mi sa che era. No, non era danno. Era praticamente quando noi. Fatemi vedere dov'era. Funzione sparo, eccolo qui. Adesso lo facciamo. Facciamo quando lo slime viene colpito, se è e si divide in degli slime più piccoli o cosa di simile. Non lo so, Edoardo. Vediamo. Andiamo. È inutile concentrarsi tre live sullo slime singolo. Cerchiamo prima di completare un minimo il gioco e poi vediamo. Ok. <ride> allora, stavo leggendo un po': Utilizza una frequenza di fotogrammi chiave di 4 secondi inferiore. Al momento la frequenza di invio di fotogrammi chiave non è sufficiente per evitare problemi di buffering. Eh, lo so, ci sono, mi dice che ci sono problemi di buffering, ma non so come faccio a ottimizzare una cosa di questa, ragazzi. Quindi non ne ho la più pallida idea, la frequenza. Posso andare su impostazioni avanzate per vedere se riesco a sistemare qualcosa. Non lo so, ragazzi. Non lo so, aspettate un attimo. Forse non ce la fa file. Ditemi, confermatevi voi in chat in caso vi riavviate la live. Non lo so perché ho sistemato. Ho fatto delle nuove impostazioni per vedere se. Non crashava come ieri uh, Però comunque avremmo sempre I soliti problemi con le live Esatto Chiamo un boss più avanti Un nemico diverso Sì faremo un, un uh, nemico che vola Sicuramente Sicuramente faremo un altro nemico Andiamo comunque avanti con la live Anche se c'è un, un po' di... A me la live va bene Non lo so Mi dice che c'è un buffering Però vabbè Poi in caso provo a A, a fixarle nelle prossime live Iniziamo dalle basi Esatto uh, Quindi non... Perfetto, non stavo vedendo un po' la chat. Allora, facciamo la stessa cosa anche col proiettile, con l'altro proiettile. Quindi, quando, ecco qui, si crea un box slime, benissimo. Ok, allora, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto uguale per la lava. Quindi, creiamo intanto un box slime nella posizione del nemico: nemico.x, nemico, X, nemico meno 5. Ci siamo. Ho diminuito la qualità e va bene, perfetto. Andrew. Non lo so. Sicuramente sarà la qualità forse troppo elevata. Non lo so. Sicuramente devo sistemare qualcosa. Però, sapete benissimo, con queste live sto imparando tanto per sistemare il tutto. Purtroppo YouTube non è come Twitch e quindi mi sa, mi piacerebbe molto spostarmi, ma non avrebbe senso adesso. Esatto, esatto, sì, ma infatti, quello stavo cercando. Di nuovo il quaderno, Dante, così ti segno pure questa cosa. Aspetta, che scrivo il tuo nome, Dante. E divisione nemico ci sono eh? perfetto allora facciamo che qua si crea il, il box nello stesso punto di dove è il nostro di dove è il nemico poi più successivamente faremo che se però il nemico è sotto si crea lì se è sopra si crea sopra lo faremo dopo set physics velocity non è così dobbiamo ricordiamoci dobbiamo aggiungergli un bullet Ok. E possiamo aggiungere di ora un ballet. Dobbiamo ancora lavorare. Quindi mettiamo speed 100 per adesso, gravità meno 100. E Per adesso lasciamo così. Bounce of solid, set angle. Va benissimo così. E facciamo che ovviamente il primo box si elimina. Che già l'abbiamo eliminato. Benissimo. Disabilitiamo tutto questo, facciamo disabled e continuiamo a lavorare sul nostro box. Quindi facciamo box slime. Facciamo allora, allora allora facciamo. Fatemi vedere un attimo. Allora facciamo. L'abbiamo creato, quindi settiamo l'angolazione. Box lava, no, box slime. Set angle. Angle of motion ovviamente. Facciamo un random. Per adesso lavoriamo su numeri così. Quindi random potrebbe essere dai 70. No, 220, 240. 300, vediamo un po', vediamo un po' come viene, è inutile focalizzarci troppo su questa cosa, come speed 100, vediamo un po' cosa succede adesso, guardiamo, volano, perché la gravità è negativa, invece noi dobbiamo mettergli gravità positiva, 100, vediamo cosa succede, <ride> no l'abbiamo disabilitato Edoardo, 100, perfetto, quindi diamogli più gravità. Noi vi ricordo, avevamo messo per il nostro 300 per la lava, quindi manteniamo gli stessi numeri positivi e negativi. Quindi facciamo gravity 300. Confermatemi se la live si si vede bene tutte cose, anche se mi dice qui eh, che io ho delle impostazioni video non corrette, ci sarà un po' di buffering. Voi confermatemi che vedete bene. Come potete vedere, rimbalza il tutto, vabbè, ma poi sistemiamo anche questa cosa. Intanto, per evitare questa cosa che ci arrivano di sopra i nemici, facciamo. Che okay. box slime on collision solid box slime ok. Disable mettiamolo qui, perfetto. Ok. Per adesso va benissimo. Per adesso ci siamo. Facciamo avviare l'animazione. Così si inizia anche a rimpicciolire. Non è male l'effetto. Ci siamo. Perfetto. Possiamo andare. Funziona alla grande. Facciamo la stessa cosa con un nemico sopra. Quindi, ora ci divertiamo un poco. Ci divertiamo un poco. Allora, io cosa faccio? Vado a crearmi. Fai quando muore, esplode e lascia della gelatina. E già lo fa, lo fa che lascia della gelatina. Però si elimina Non voglio fare che la, Abbiamo detto dieci anni fa Partiamo dalle basi Facciamo un gioco completo Servono anche degli sprites appositi Sì effettivamente sì Edoardo, esatto Allora Facciamo Ora ci divertiamo un po' Andiamo sulla famiglia nemici Che è disponibile soltanto per chi ha uh, Un uh, La licenza almeno personal Di uh, Di Di Construct E aggiungiamo un family E una variabile all'interno della famiglia che possiamo definirlo con Fatemi pensare un nome Tipo questa cosa non è che c'è bisogno di farla Però la voglio fare comunque Perché poi vi dico pure perché Gravità Anzi non gravità E. Su o giù Quindi chiamiamolo giù Che è come val valore booleano Esatto Cliccando sui singoli oggetti noi possiamo dire, ad esempio io voglio che questo qui è giù, quindi metto vero. Poi cosa faccio? Mi copio e incollo questo nemico, non lo duplico, me lo copio e me lo incollo. Lo giro e lo metto qui. Qui. E metto però che non è giù, quindi è falso. Possiamo vedere che questo qui è vero, la spunta è attiva, questo qui è falso. Se ora schiaccio play, cade, ovviamente. Ora lo sistemiamo anche questo. Allora, perché la gravità di questo deve essere negativa? Quindi, o lo facciamo manualmente. Quindi, gli andiamo a mettere ad esempio meno 1500 di gravità. Oppure, poi, da codice possiamo fare che tutti i nemici che hanno la variabile eh, giù uguale a vero, Allora, setta tutti quei nemici la gravità 1500, altrimenti, settala meno 1500. Se no, possiamo usare il nostro editor e fare in questa maniera. E il nostro nemico funziona. Però è storto: è storto perché abbiamo invertito l'angle e dobbiamo lavorare su quella cosa. Adesso ci lavoriamo. Lavoriamo sull'angle. Quindi, sul fatto che l'animazione è storta. Noi, cosa abbiamo fatto? Movimento slime. Se la sua velocità era negativa, minore di 0, allora setta a sinistra. Se no, setta a destra sub event nemici set boolean se giù è uguale a vero ah no ho sbagliato dovevo fare un sub event ho sbagliato nemici is boolean instance variamo se giù è uguale a vero in questo modo altrimenti in questo modo Vediamo, mi sa che c'era la stessa cosa dell'angle del proiettile ieri. Quindi dovremmo lavorare dallo stesso punto di vista. Lo ha copiato e incollato. No, no, l'ho copiato e incollato. Esatto, oh, ho visto che artigli proprio allora. Vediamo un po', dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto ieri col proiettile. Se vi ricordate, c'era lo stesso problema per chi si era connesso ieri. Che c'era quella cosa del fatto che si muoveva storto. Allora. Intanto voglio farmi. Voglio, far voglio testare una cosa. Che tutti quelli che hanno la variabile giù uguale. Lo distruggiamo. Solo per provare. Voglio vedere se si elimina. Non viene eseguito il codice. Quindi quello che stiamo facendo noi è sbagliato. Mmm. Fatemi vedere un po'. Che noi dobbiamo lavorare sul singolo slime ragazzi, mi sa. Fatemi vedere un attimo. Mi concentro nel mio mood e mi concentro. Esatto. Fatemi vedere se si elimina sempre. Testiamo noi col destroy. Come potete vedere, non si elimina. Adesso controllo bene la live, ragazzi. Le, I messaggi. Facciamo prima una cosa alla volta e poi rispondo alle vostre domande. Io cosa uso? Uso il destroy per vedere se questo codice viene eseguito. In questo caso, io vedo che il nostro personaggio non, ci, non si sta distruggendo. Quindi il codice non viene assolutamente eseguito. In debug vado su box slime sullo slime in alto Sto qui e posso vedere che giù è uguale a zero quindi è come se fosse vero in teoria anche quello mm -mm. quindi non mi cambia perché anche questo è vero perfetto quindi non è mai falso hmm. interessante Mentre questo è vero. E perché questo me lo lascia. Me lo lascia. Questo è true. E questo è vero. Uh -huh. Ora lavoriamo. Volete che vi metto un po' di musica nel frattempo, ragazzi? Ditemi sotto in chat come preferite. Ritorniamo a fare come abbiamo fatto prima. Cerchiamo di capire bene dove sta il problema. Allora, intanto noi possiamo vedere, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiunto una variabile Sì, però basta, ok, ve la metto, sperando che non dia problemi Un attimo solo Però così mi devo mettere le cuffie Perché se no la sentite in eco dal... Un attimo, eh ragazzi E arrivo, sono tutto vostro Facciamo pure questo oggi Allora, Ok Deve essere Lo fai, vai so. No, questa non mi piace Quella che c'era lì è la solita, dai ragazzi Mettiamo sempre la stessa Se no non ha senso, perdiamo Dimmi il volume Se è alto, se è il basso Basta me lo dite in chat Io decido se alzarlo o abbassarlo però se. No, il tecettino era il problema che era l'audio del webcam. Invece oggi in teoria mi sentite da qua. Posso fare gli ASMR ma non li faccio. <ride> allora. Voi ricordatemi sempre se ci sono problemi Posso alzarla. Ok. Andiamo in debug. Andiamo in debug, vediamo un po'. Allora, io ho due box slime. Pam, pam, pam. Io ho due box slime. <ride> Ma che smr ragazzi, no? Allora, fatemi vedere. Fatemi concentrare un attimo. Eh. Ok, il nostro personaggio non si gira. Hmm. Perché guarda anche quello in alto, certo. Dobbiamo usare la famiglia qua. vero no va in conflitto con questo certo va in conflitto con quello <ride> perché praticamente noi cosa stiamo dicendo stiamo dicendo che tutti i nemici devono spostarsi a sinistra ad esempio se quello di sopra va in negativo anche quello di sotto deve, deve girarsi Ora facciamo anche questo. Dobbiamo cambiare tutto. Dobbiamo cambiare il codice: il velocity, lo speed, tutte cose. Ora lo facciamo. Allora, fatemi vedere una cosa. Questo è per ottimizzare il codice perché se avessi voluto farlo in maniera molto molto easy potevo fare semplicemente che c'era un altro cl un clone. No, ma lo stesso vale anche per eh, chi usa Construct 2. Ciao artisti, ci vediamo dopo. Anzi, Construct 2 è ancora peggio. No, ma è normale, non è che... Dobbiamo cercare di... Gli... Io, se noi facciamo bene questa parte è comodissima perché possiamo copiare anche 10.000 utenti, 10.000 nemici e funziona perfettamente. Eh no, lo Ma infatti c'è un... Uh, c'è un costume... Noi non facciamo un mirror. Sono animazioni diverse infatti. Destra e sinistra. I ripeto ragazzi, io non sto facendo che ho, che ho clonato l'oggetto. Quindi abbiamo slime 1, slime 2, slime 3 come se fossero tre oggetti diversi. Ma sto facendo tutto come se fosse un'unica un famiglia. Viene molto meglio. In questa maniera se noi inseriamo 10.000 nemici anche diversi funziona. Vi dico anche quello che ho fatto Non vi preoccupate eh. Il gioco non si chiama Non ha nome ancora Non è in game Si chiama Infatti la neve funziona, Rabber <ride> Ok Ok Ora allora, devo controllare una cosa Devo controllare Come mai in debug? Anche se cambio Fatemi vedere, allora, abbiamo due nemici, slime, slime 0. Ah, ora ha come valore 1. Slime 0. Ha come valore 1, slime 1. Ha come valore 0. Perfetto, già ci siamo. Dovrei, ora dovrei, dovrei riuscirci, allora, fatemi pensare un attimo. Cambia la variabile da codice in base all'angolo dell'oggetto e poi procedi come stai facendo prima. Non ho capito, Nicola. No, ma lo sto facendo. Allora, di fatto è questo, ragazzi. Non voglio fare clona di un oggetto. Le sto facendo come se tutto fosse all'interno di una famiglia. Uh, le famiglie esistono per questo, che ti permettono di, di, di ripulire il codice in maniera molto, molto easy. Cioè, nel senso che se io ora vado a creare 10 nemici diversi, basta che gli dico se sono giù o sopra, gli vado a cambiare i, le variabili che hanno loro qui a sinistra e funzionano. Un nome per il gioco, a no name, a no... esatto. Però Nicola, non ho capito se è bene quello che di in... forse in base all'angolo dell'oggetto. Non ho capito bene cosa intendevi. Allora, facciamo quindi questa cosa. Quindi un sub event facciamo che se è la variabile del nemico quindi mi stanno partendo le ginocchia Confermatemi in chat ragazzi per favore Perché mi dà come live il rosso Per il problema della qualità Se per voi va benissimo Sta andando Così in caso poi la prossima live Cercherò di sistemare questa cosa Infatti ora faccio uno screen del, del problema Così me lo salvo Voi confermatemi Che si sta vedendo bene Mi sentite bene In caso abbassate la qualità Fatemi sapere Sapete che ci tengo tanto No in modo tale che in queste live Imparo sempre di più a fare A migliorare Ecco C'è Dante che ritira Grande Costanzo. Allora, se va a sinistra ed è giù, devi mantenere a sinistra. Io lo sparo, adesso succede che l'oggetto cade. Infatti non ne spawna neanche, perché ho messo la cosa fisica. Mi sa che hai ragione, sai. Aspetta, intendo che la variabile booleana giù è vera solo se l'angolo del nemico è zero. Quando il nemico è sopra... L'angolo dovrebbe essere 180 No ma io non ho detto che In questo caso io l'ho attivata e disabilitata Sì L'ho attivata e l'ho disabilitata qua Infatti come puoi vedere Guarda qua Box slime Anzi facciamo così ogni volta Devo rimpicciare la finestra Lo Slime 0 Rimane sempre giù Quindi giù vuole davvero come puoi vedere Mentre questo 1 Rimane sempre 0 Quindi funziona Lo so sistemare questa cosa però rimane sempre a destra Però fammi vedere una cosa Ed è falso Io non vorrei che devo fare che devo piccarlo by UD E quindi devo passargli il singolo oggetto Che molto probabilmente sia così Ora facciamo un'altra prova Infatti. Non prende... Non mi prende proprio la variabile. Eh, infatti. Vediamo. Voglio in basso là. Però in teoria dovrebbe comunque andarmi. Perché se io faccio altrimenti, distruggimi il nemico. Sì, devo piccarlo. Fatemi provare in questo modo, è eh, una soluzione un po' nuova. Fatemi testare delle cose. Ora vediamo. Ciao up. No, infatti, mi sa che devo passarglielo proprio io. Siamo in 16. Bomba ragazzi, ricordatevi di lasciare un bel like se volete altre live del genere. Vedo una cosa. Come il proiettile ieri succede ragazzi. Mm. Allora, cerchiamo di ragionare. Il suo valore giù e rimane vero. Va a destra e a sinistra ed è positivo e negativo. Funziona alla grande questo. Mentre l'altro si muove a destra e a sinistra. La sua animazione non flippa. Stava a levare altrimenti, ragazzi. Mi andava in conflitto, ovviamente. Era ovvio. Funziona. <ride> Basta avere calma. Sangue freddo, testare. Bene. Ora facciamo che quando noi spariamo a questo nemico. Come potete non, non escono le particelle. Non esce nulla. Invece in quello di sotto sì. Però muore. Sistemiamolo siete ragazzi no confermatemi che ci siete e è un po' bevo un pochettino c'erano dei messaggi in chat c'era un ragazzo che mi aveva chiesto un qualcosa tipo guadagni non mi ricordo quanto si guadagna più o meno come programmatore di videogiochi al mese dipende se lavori in un'azienda come freelancer infatti l'aveva scritto anche Marco mi sa da tante cose in Italia dipende Il programmatore di videogiochi dipende per che azienda anche un uh, minimo 2k minimo 2000 uno come me oh, dipende ci cioè, sono periodi dipende poi quanti clienti come ti muovi tante cose io sto facendo il panettone pure io ne vorrei un pezzo allora facciamo questa cosa allora andiamo su funzione sparo Quando il proiettile colpisce i nemici, chiami la funzione, tocco nemico, nemico AUD, nemico AUD, tocco nemico, picca il nemico, spawn box slime, che però gli passi di nuovo. Punto ID, poi facciamo un sub event. Un nuovo iscritto, Stress Tycoon. Benvenuto nel canale. Funziona. Ovviamente dobbiamo fargli che è positivo e non negativo. E il fatto di essere positivo o negativo dip deve dipendere da che cosa? Dal fatto se il nostro nemico è giù o su. Quindi da cosa possiamo farlo dipendere? Che vi ricordo, noi invertiamo l'angle. Quindi da 0 lo andiamo a 180. In questo caso il nostro angle di questo personaggio è 180. Quindi possiamo fare che se. Nemici.angle. Uguale a 0 Allora fai sì che Il valore è nemici.y-5 Altrimenti Nemici.y Più 10 Ok La gravità non lo spinge in questo modo Dobbiamo invertire le cose Facciamolo sono troppo gasato per questa cosa, ragazzi. Sono veramente gasato per il semplice fatto che sto facendo cose nuove anche per me. Vi sto facendo vedere come. Cioè, io non so, tutto quello che faccio non è legge. Però sono contento proprio perché. Sono cose nuove che queste cose così ci fanno veramente diventare degli sviluppatori di giochi migliori. E ripeto, non è perché utilizziamo questo Arctur. Domani, se dovessimo andare su un altro tool, stiamo imparando tanto. Perché meno 5? Perché praticamente il nostro pivot, guarda un po', è qui. Questo è 0 no? Meno 5 lo facciamo spawnare proprio in questo punto al centro Quindi come se il box spawna da qui Invece quando il nemico è qua sotto Noi non, gli fa non lo facciamo spawnare meno 5 Se no cade qui sotto Ma lo facciamo spawnare al centro Comunque ragazzi è la svolta Fare le condizioni in linea Qui dentro Cioè ottimizzi il codice in una maniera pazzesca Da quando li ho scoperti uso so faccio solo giochi così Perché è bellissimo Lo so Bellissimo. Allora, l'angle, cambiamo anche. L'abbiamo fatto 240 e 300. Dobbiamo fare se l'angle è così soltanto se nemici.angle è uguale a 0 Fai così. Altrimenti, random. Deve essere da. Oh, da 0, 40. Facciamo 50. 60. 130. 120. Dobbiamo cambiare la gravità. Anche qui. Quindi, box slime. Set gravity. Ragazzi, non mi avete confermato in chat se mi sentite. Se, perché non so perché mi mette ansia di vedere il logo di YouTube rosso con scritto impostazioni video non corrette, però... Vabbè, ormai. Ne abbiamo una. Devo sistemarla questa cosa. Meno male che ho fatto lo screen. Così poi do... più tardi ne parlo con Burgo. Vediamo cosa mi dici. Ti sentiamo? Perfetto. a me basta la sicurezza è quella. Bene, perfetto. Poi. Fuck off YouTube. <ride> Ora mi, mi banano solo per questo. Bella, questa mi piace, ragazzi. Zero il volume. Zero il volume. Questo mi piace. Ti sentiamo vai tranquillo. Grazie, ragazzi. Scusco. Quindi, se ne è uguale a zero. La gravità deve essere meno 300, no? Sì. No, deve essere 300. Se non capite qualcosa Ditemelo ragazzi Che ripassiamo Manca un'altra cosa La velocità del proiettile Deve cambiare anche Come abbiamo fatto per la lava Come abbiamo fatto per la lava Infatti Ma oh, forse non No, no non c'è bisogno Perché noi gli cambiamo l'angolo Gli cambiamo la velocità Funziona alla grande. Questo slime prende danno. Conosci il programma Buildbox? Sì, non so se prenderlo quest'anno che ci sono delle offerte. Sono molto curioso di usarlo, anche se devo investire un bel po' di soldi. Sono molto, molto curioso. Funziona alla grande. Forse gli metterei un po' meno di velocità. Un po' meno di velocità. Dimmi, però. Non lo so. Perché non so se mi convince. Allora, qui. Bello. Ragazzi, sono contento troppo di questo gioco che sta avvenendo. Perché è un trip. Cioè, bisogna essere molto esperti nel giocarlo. Perché. La lava, cioè veramente siamo riusciti a fare cose fighissime. Chissà, magari poi la mettiamo su mobile su gioco. Oh cazzo! Sono andato a finire direttamente nella lava. Perfetto, funziona. E cosa ci basta ora? Se noi vogliamo aggiungere un altro personaggio ancora, ci basta semplicemente, guardate la cosa bella. Copiare, incollarlo. Metterlo qui, quindi ctrl ccctlv. L'importante è che noi gli mettiamo i parametri tipo post X. Questa cosa invece di metterla manualmente... Attacca, mettiamo 233... 233. Invece di metterla manualmente. Possiamo mettere... Poi più avanti che sia fisica. Quindi self.x. E giù... Si sì. Basta. Abbiamo finito. Quindi facciamo così. Guardate un po'. Abbiamo il primo nemico? Lo uccidiamo. Poi andiamo avanti. Attenzione alla lava. E abbiamo l'altro nemico. Poi saltiamo dall'altra parte. Facciamo così. <tacca> Io aggiungerei degli applicati tipo Super Mario, arma diversa può volare Pff, eh, no, già c'è il cambio di gravità, non lo so Ora mettiamo dei nemici volatili in casa, ragazzi Un attimo solo, voglio aggiungere anche il salto sia un po' più elevato Se non puoi spiegare cos'è un pivot? Il pivot è il punto di ancoraggio, praticamente così In questo caso il pivot sarebbe, se noi andiamo qui, in basso Cioè se noi andiamo a ruotarlo, guarda un po', rimane proprio lì, punto Rimane puntato Se no lo ingrandiamo Rimane lì Invece se io Guarda un po' Lo metto al centro il pivot Guarda qua Se io lo ruoto Ruota in questa maniera Il pivot Non so come dirlo È come se fosse un ancora Non so come dirlo Effettivamente Tradurlo in E il pivot Ovviamente è il punto Da dove parte Tipo noi quando spawniamo Nemico.x Nemico.y Prende quelle coordinate Cioè il suo pivot Aspetta un attimo, mi sistema il cappello, mettiamolo in avanti. Così. Oh, oggi siamo andati spediti, dai. In un'ora abbiamo, cioè abbiamo. Funziona alla grande, ragazzi. Grazie di niente, Mario. Ops, ci siamo caduti sopra. Perfetto. Allora, voglio aumentare la, il salto, la, la forza del salto. Perché voglio andare a mettere delle cose, ragazzi No, 450 è troppo 400, voglio andare a mettere una cosa Un attimo, eh Vorrei abilirla molto di più, sta mappa, però Così è troppo morta Poi c'è ecco il centro di oggetto dell'oggetto niente se lo ruoti, l'oggetto potrà entrare a quel punto Grande costanzo numero uno se li metto qui se va in collisione facciamo che sbatte o che possiamo passargli attraverso qui Cioè, no, attraverso. Che poi quando noi saltiamo. Perché no? Guardate, vi spiego un po'. Che sbatte. Sì, ma per saltare. Ma ti faccio vedere, guarda. Ti faccio vedere cosa intendo. È una cosa che non ho mai fatto, però la facciamo, eh. Le cose nuove non interessano, se no non impariamo mai. Non c'è il microfono davanti, non vedo una ciofeca. Salti da prima. Ah, ok, perfetto. Così Infatti sbattono lì Così no? Perché se no possiamo fare anche salta attraverso È una cosa che non ho provato Però voglio provarla Vediamo un po' Se gli vado ad aggiungere un behavior Ce n'è uno si chiama Jump through Ora ce la dovrebbero avere tutti Sì infatti ce l'hanno tutti No ci fega Vediamo Ma infatti non va, dovrei, dovrei andarla a controllare. No, a parte non mi piaceva che salti... No, è bello che salti così. Per saltare la lava devi saltargli forse da qua. Perfetto, facciamo così, dai. Delete. Cosa intendi Marco con sì? Non ho capito perché c'è sempre un po' di delay, quindi le vostre risposte passano sempre dopo. Secondo me il salto è superfluo a livello di gameplay, perché effettivamente il giocatore deve avere un motivo per quel cambio che va a renderebbe il tutto più interessante. Effettivamente hai anche ragione tu. Però io farei che tipo il cambio di gravità lo scopri dopo un poco Tipo se proprio dovesse fare Cioè io non, faccio, non farei che al primo livello Cioè magari che ne so che lui gioca Arriva a un punto E, lui, e tipo c'è uno che ti dice cambia gravità E tu passi dall'altra parte Però ti faccio un esempio È anche scomodo che se l'utente fa la gravità qui Muore Ovviamente la, la mappa non è stata progettata Però deve, ci devono essere dei punti comodi per cambiare la gravità però in questa maniera comunque lo possiamo far muovere nell'asse LY, eh. Quindi la mappa potrebbe essere anche molto più ampia. Non lo so, magari per alcune cose ci potrebbe anche stare. Però sì, hai ragione Nicola, effettivamente sì. Ma noi siamo... Cioè, il gioco neanche l'ho progettato, lo stiamo facendo insieme, eh. Quindi ti dico che hai ragione perché secondo me ci, ci sta. Però alla fine divertiamoci, cioè, diciamo nuove cose. Il salto poi a me è sempre. più... Cioè, bello, da non è male. Ah, il nome del comportamento, ok. Però non mi piacerebbe. Non mi piace neanche che tu puoi schiacciare, puoi schiacciare spazio solo quando tu tocchi la. Ora lo faccio anche quello. Io farei che c'è una barra di energia almeno dentro, non può camminare molto volte al secondo. Ah, vabbè, ma quello io voglio fare soltanto quando tocca il pavimento. Quindi possiamo fare che tu puoi schiacciare spazio solo quando. Is. guarda. Guarda, gravità. Aggiungere una nuova condizione. Player. Basta mettere. Is on floor. Visto se sono in aria va. Non la cambia più. Easy. Però è figo ragazzi, eh ci pensate è figo Cioè a me piace eh Sembra No il salto è un po' più basso Cosa possiamo aggiungere? Mettiamo una Iniziamo a fare altri livelli Oggi non so se rimango un po' di tempo Ragazzi appena viene Mi amma con la macchina Scappo Che se non mi taglio i capelli oggi Ragazzi veramente Mi arrivano Che poi mi vorrei far crescere Però vabbè sono contento, ragazzi, sono contento perché il gioco sta avvenendo veramente bene, cioè a me piace, eh. poi c'è chi non piace, molto bello, dai, è simpatico secondo me, col fatto c'è un io farei dei livelli. Facciamo dei livelli. Fare dei livelli, però che facciamo che Fammi pensare, fammi pensare a qualcosa. Fatemi pensare, fatemi pensare. Ho notato che utilizzi spesso alcuni tipi di transizioni, tipo ease out e così via. Se non sbaglio in web si utilizza un plugin jQuery per queste animazioni. Usando poi la. Con Light Twin sì, funziona in questa maniera. E allo stesso modo il Light Twin così è. Magari anche solo il primo. Io invece ora mettiamo dei soldi. Perché vi ricordo che c'è un ragazzo, Big Bug Bunny. Non ve l'ho fatto vedere. Ma mi ha mandato degli assets che ha disegnato lui. Che ovviamente ce li regala se poi noi lasciamo il progetto a gratis. Ce cioè lo facciamo ovviamente gratis. Praticamente possiamo mettere delle monete, altri soldi qua. Le piattaforme da platform sì. Hai visto? Abbiamo sistemato che ora, Artizi, tu puoi schiacciare spazio solo una volta. Abbiamo fatto ci sono i nemici sotto sopra. Funziona tutto alla grande. E sicuramente si potrebbe fare anche un menu, anche un Lerp nella caramella. Il Lerp! Ecco cosa dovevo aggiungere. Certo, facciamo il Lerp subito. Allora, andiamo su il nostro livello oggetti. Va benissimo. Doppio click Andiamo su Sprite. Creiamo una camera. Diamogli come dimensione 16x16. Facciamo subito. La velocità della luce. Mettiamo il pivot al centro. Quindi middle. Diamogli un colore che sia di differenza dall'altro. Quindi un bel rosa-pink. as away. Facciamo in questa maniera. E lo mettiamo. Ovviamente il pivot non deve essere al centro, ma deve essere in alto a sinistra. Perché Samuele è testa dura. No, deve essere al centro. Deve essere al centro il pivot, ragazzi. Messa al centro perché poi noi gli diamo le coordinate del centro del personaggio. Lo scroll through lo reviamo dal nostro personaggio. Ma lo mettiamo lì. Vediamo il scroll through. Eh, mh, perderemo il, lo shake, però lo mettiamo dopo. Non è un problema. Che poi lo shake non è che mi piace così tanto. Facciamo lo scroll. Poi andiamo su Everity. Gruppo. Sono molto serio quando credo video è gioco, lo so. No, eccomi, mi sono distratto un attimo. Vediamo com'è l'effetto. Infatti non funziona nulla. Ho sbagliato qualcosa. Un attimo solo. Perché mi dà quelle coordinate? <ride> oh yeah! Ovviamente andiamo invisibile. Invisibile Madonna ragazzi, cioè una telecamera cambia un gioco. Magari è troppo lenta la telecamera. Perché la velocità del, della lava è ritornata? Ma certo, perché la velocità della lava l'avevamo fatta così sopra. Dovremmo farle anche gli stessi parametri sotto. Eh, allora la facciamo al volo, dai. Eh lo so, sono stato un po' nabbetto qui. Facciamo così subito al volo. 8, 15, 15, 4 525 015 Allora, praticamente abbiamo fatto che ora anche il nemico di sopra muore. Funziona alla grande. Abbiamo messo una telecamera, però dovremmo un po' velocizzarlo, molto meglio. Si sì, è veramente figo, però troppo lento, così ci stava una vita a muoversi. Quindi basta aumentare questo numerino. Invece di 0.05, mettiamo 0.01. Ah, e quindi ecco, possiamo mettere dei blocchi dove solo in alcuni punti puoi cambiare la gravità, ragazzi, e non sempre. Oh yeah. Oh yeah. Volete la musica un po' più alta? Ditemi voi, eh. Decidete voi. Tipo magari solo qui puoi cambiare la gravità. C'è un modo per rendere più pixelata l'animazione della live? Non so cosa intendi No va bene così Che facciamo Facciamo che si può cambiare la gravità solo in un punto Ci sta che può cambiare la gravità solo lì Bella Come facciamo a fare questo allora, nella mia mente dovrebbe funzionare. Comunque, ho testato su iPhone, Android FX e FXG, non va bene, senza presentare troppo, senza problemi grafici. Esghere, grande Marco. Grande. Allora, nella mia testa dovrebbe funzionare. Possiamo mettere o delle coordinate fisse, tipo che si può cambiare la, la roba, so se tu sei lì. E invece, facciamo che tu vuoi cambiare la gravità solo quando tu tocchi questo platform. Quindi, <ride> fatemi pensare. Ci sono diversi metodi per farlo Sto pensando qual è quello più buono Allora praticamente ho aggiunto Un behavior Cioè un, una variabile a tutti i solidi Che è a tutti falso Falso, 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 falso In questo qui sarà true Non so neanche se è il metodo migliore Però facciamo una cosa Io Tu puoi schiacciare spazio sono in hype perché se funziona Sono contento Allora facciamo aggiungere Una nuova condizione Player Facciamo Un collision Mita another Object Quando lo trovo però Vabbè ragazzi Ah però già lo vero non posso farlo mm. Potrei farlo No, posso farlo così, fatemi fare una cosa, aggiungi una nuova condizione, player, un collision with another object, solido, aggiungi una nuova condizione, se il solido, disbullian set, no, compare instance varie, Ma ah, gravità, esatto Non ti la musica Magari come primo livello fai Che si può cambiare la gravità Dove hai messo Quei cubi o le freccette? Esatto, mi sono spiegato di merda Basta fare una variabile e attivare la gravità Bisogna essere un blocco Quindi devi rispettare la condizione Bravo, infatti No, ma infatti qua lo sto facendo Facendo con quel modo Allora, fammi vedere Se è gravità qua E Io schiaccio spazio un attimo Fammi... prova una cosa eh. perfetto ho fatto nel corso l'ho spiegato come Viene chiamato una volta sola questo. Ora vediamo, ora vediamo un attimo. O che cambia in automatico gravità o devo schiacciare io spazio. Devo schiacciare io spazio perché sennò succede questo. Come volete fare? Volete fare che cambia in automatico la gravità quando sono lì? Oppure che... Perché se che cambia in automatico non è male. Cioè alla fine è un bottone in più che devi schiacciare l'utente, invece è figo. V. Cioè alla fine così l'utente gioca solo con le freccette. Che dite voi? Che cambia in automatico? O che dobbiamo schiacciare spazio? Sì, non è male. Cioè, poi... Lo possiamo fare, eh? È figo però. È figo perché poi tu non puoi più tornare indietro. No, che cambia in automatico? No. Mm. Dici? Lo facciamolo anche in quel modo. In caso lo, lo, lo facciamo... Eh, anche bello che cambia in automatico. Cioè, ti dico, a livello di gameplay giocandolo mi piace così. Perché io non devo toccare... Cioè, è un bottone in più spazio, no? E se noi facciamo un bottone in più spazio... Cioè, a questo punto possiamo fare magari che devi schiacciare la freccia verso sopra. Perché questo nemico non muore mai? C'è qualcosa che non va. Hmm. C'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non quadra. No, forse muore, forse sono io che... Oh cacchio. Sì, magari facciamo un box solo, se sennò... no... Io direi che bisogna premere un bottone perché pensa che si finisce per sbaglio e poi... Eh, questo è anche vero. E infatti, tipo io è la seconda volta che vado a finire per sbaglio. Oh lo facciamo. Amore, ah, ero io che pensavo gli stavo sparando 10 milioni di colpi. In realtà sono belli entrambi, sono solo meccaniche di gioco diverse. Allora, facciamo che quando tu clicchi la freccia verso sopra. Allora, io farei una, una roba, ragazzi. Che è un. aggiungo una variabile locale. Anzi, aggiungo una variabile globale. può gravità un nome che non ha senso, può gravità, no. Può cambiare che è uguale a falso. E lo so che Unity è sbattere better in construct, ma dipende da cosa devi fare, ovviamente. Fanciciao. <ride> allora e facciamo che quando collide con un oggetto Guardate un po' eh, state molto attenti. Esatto, e quello voglio fare la freccia verso sopra però non lo spazio, grande Andrew. Perché è molto meglio. Ciao scusate se io che non è niente con le live. Ma ho capito un casino con i layer e le barre. Sapete come rivestimento che sta stata a capo? Eh mi sa che devi andare su view. Cosa sai che non c'ho mai Forse su setting Reset bars e, Sì, devi andare su impostazioni Fai menu Impostazioni Settings Reset bars e, In teoria, eh non ne, sono, non ne sono così sicuro Al 100% un dice back Ah, allora hai visto L'opetta è ignorante Ah, hai visto Allora ti sei fatto 10 account Per venire A vedere nelle live ah. Ma lo sai Una volta un amico mi ha detto Un hater Che poi io non penso Non considero nessuno hater Vale per tre fans e mi sa che questo è vero. È così ragazzi. Però... A me non mi interessa, dico vabbè. Può cambiare, diventa true. Solo così c'è che c'è sempre un controllo meglio. Dai, entra un metterlo così. E tornato sì. Quando si vende la pena di farsi di gente di per te, vedo la cena. E eh, infatti, ci stavo pensando: però, dipende, comunque, dal fine del gioco, se tipo andare sui nemici che spawnano, a caso, ci sta, cambio con un tasto. Allora, praticamente, questa cosa non è ottima a livello di codice che sto facendo. Perché praticamente c'è sempre un controllo. Che quando il personaggio tocca con la gravità, praticamente, con il solido se il solito guarda falso allora se setta... non è proprio ottima a livello di logica. Io farei semplicemente che se tu schiacci la freccia verso l'alto. Allora che se sono in quel punto Alza Noi facciamo in questo caso così Poi in caso ci segniamo tutto E andiamo a ottimizzare il tutto Dark Jason sicuramente con ottimo programmatore Ci potrebbe dire anche quali sono le altre soluzioni Il bello è che poi ognuno lavora come meglio Io all'inizio quando lavoro i miei giochi Uh, tra i giochi più belli che ho fatto a livello di codice è stato quello per mondo convenienza, il gioco delle pizze, che all'inizio era veramente complesso a livello di codice. Poi mi sono messo tipo un tre giorni a ottimizzarlo. Ho fatto tutto con gli array, con delle funzioni. Mi è venuto proprio. Sono stracontento. Poi magari c'è uno che fa pure meglio di me. Però inizialmente per buttare il gioco consiglio sempre di, di fare la soluzione più lean e più leggera possibile. Anzi, l'altro giorno leggevo un articolo di programmatori, che tipo di giochi famosissimi, che facevano cose all'interno di giochi con codici veramente. Non ridicoli, che ne so. Ce n'era uno che siccome non esisteva, no, il gioco non teneva tempo, non c'era un modo per tenere il tempo. Praticamente, dentro a un, a un personaggio c'era un orologio, c'era un, uh, un cerchio che girava. Che ne so, invece di fare in uh, 24 minuti, era il, invece di fare tipo il tempo reale, fa girava ogni minuto un pezzettino. E il tempo del gioco cambiava in base a questa cosa che era dentro di lui. Perché non c'era all'interno dell'engine, dell tipo un sistema. Cioè, è una figata. C'è un articolo piano, ve lo vorrei condividere poi su Discord. Per farvi capire che poi ognuno. Certo, poi. Se il gioco va alla... Prendiamo ad esempio Dark Souls 1 che è bellissimo, però. Cioè, su una console: lagga quel gioco anche su PC. Cioè. Che poi Mi pare su PC non c'è. Oh, sì, c'è Dark Souls. No, Dark Souls 1 c'è su PC. Comunque, può cambiare diventa false. Da true se andiamo del debug. Guardate cosa succede. Noi siamo su system. Guardate un po', andiamo a vedere tutte le nostre variabili. Eccole qua. La gravità qual Può cambiare uguale a falso. Quando io vado a finire lì sopra, diventa true. Non debug, perché debug? Vediamo vedere. No, può cambiare e diventa true. Quando sono qui diventa falso. Guardate un po'. Avete visto? No, quella modalità Quella variabile debug. L'avevamo fatta prima. Quando Essere, mi dai, ti sposti. Essere limitati aiuta a usare l'immaginazione. Bravo, 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 bravo. Perfetto. Quindi, cosa facciamo? Facciamo quando clicchi la freccia verso l'altro. Movimenti tastiera. Quindi, verso sopra. Se la variabile può cambiare falso, allora salta normale. Altrimenti, cambia gravità. Quindi, aggiungiamo un sub event. Facciamo un system. Facciamo gli boolean set. Se può cambiare. È, è vero. Non succede nulla Ora lo facciamo Altrimenti salta Abbiamo fatto noi un cambio gravità Chiamiamo una funzione se non erro Vediamo Cambia gravità Cambia gravità Chiamiamo la funzione cambia gravità Guardiamo un po' Il nostro personaggio salta Se io salto qui Si bugga tutto Ora <ride> perché sicuramente deve essere eseguito solo una volta Non ho messo il trigger once while true. Esatto. Perché quando noi scacciamo is down, la freccettina verso l'alto, viene chiamata tipo 60 volte al secondo, a seconda degli FPS. Ole! Guardate che bello, ragazzi. Guardate i nostri nemici, la pille, ci siamo riusciti. Vabbè, in tre giorni, comunque, lavorando solo il pomeriggio, tipo alla fine ci sta, dai. E poi succedere... Guarda come cambia il gameplay, no? Ma è una figata. Cioè, perché noi possiamo fare anche così, andare di qua. Giocare al contrario e si bugga tutto No, perfetto, mi piace tantissimo Ovviamente E farei anche al contrario Ora Che facciamo? Facciamo che ci sono delle freccettine anche tipo qui in questo punto E tu cambi, giusto? O qui, quindi cosa facciamo? Andiamo sulla nostra mappa Ci disegniamo un bel Freccettina qui Però ribaltata Qui. una figata eh no infatti sono contento del risultato anche contento che è entrata lupetta ignorante un da <ride> facciamo questo ricordiamoci che per cambiare gravità il nostro oggetto deve avere la variabile gravità true. true problema che ho avuto è tipo get key e get gate down esatto praticamente se noi teniamo premuto cioè anche soltanto per pochissimi millesimi di secondo, chiama quella funzione ma tutti quegli eventi tipo tantissime volte, quindi noi in, questo, in quel caso gli mettiamo trigger once while true, quindi seguilo solo una volta quando è vero, e così non, non succede nulla, però la freccia che punta verso il basso fa cambiare la gravità solo verso il basso, sì infatti, vediamo se adesso va. Esgare. Esgare ragazzi. È diventato bello perché gioco con una, con una mano soltanto e non c'ho bisogno di... Poi salto. È contento. Cioè, abbiamo fatto un platform figo. Immaginiamo se possiamo andare anche nello sfondo. Dimmi, sconosciuto. E È... clashato. Non lo so. Molto bello per essere un giro che crea del live. Eh sì, secondo me. Il fatto è che sembrano cose banali, ragazzi. Però vi sfiderei a fare proprio... C'è un problema. Qual è il problema? Almeno non lo so. A me. Mi sembra che sta andando bene. Dimmi un po'. A me va liscio. <ride> non lo so. Bomba, ragazzi, Sono contentissimo. Come possiamo fare? Facciamo? Mettiamo. Ho delle monete che tipo nel gioco che tu raccogli tre monete. Appena raccogli tre monete. Ha fatto due scattini e si è ripresa. Allora, ragazzi, praticamente, eh, io c'ho un problema nella live. Me lo dice YouTube mi sta dicendo. Vedi che c'è un problema nella live. Mi dice uscite video bassa. E um, praticamente si sì, infatti sono stati persi fotogrammi persi si sì, sta perdendo fotogrammi Stavo pensando a una cosa che se ti vuoi passare da un'altra parte della mappa grazie alla creatività il gioco sarebbe troppo facile Tu vuoi passare da una parte della no? La cosa divertente è che, che essendo che questo hack il supporto VGL non c'è nessun problema per implementare il 3D Esatto Si sì, ragazzi devo sistemare la live Comunque oggi non so, magari stiamo, rimaniamo gli ultimi 15 minuti Allora fate una cosa, commentatemi Tanto spostiamoci con la webcam noi E abbassiamo il volume perché questa musica mi sta partendo Allora, spostiamoci telecamera, big screen No Questo qui Ok Cosa facciamo? Allora, ma, de ma deve andare su una di quelle piattaforme per poterlo fare Se la gravità è disattivata, anche se vai sulla piattaforma non vai sopra non ho capito nulla. <ride> non ho capito. Non ho capito, non ho capito. Ma secondo me non è, fa non è difficile. Noi ovviamente possiamo allungare la mappa, farlo più complesso. Cioè non è facile. Devo andare oggi, sono in casa e ci vediamo domani. Ciao a tutti, buona live. Grazie mille Marco. Comincia a mettere l'audio, Lupetta. E... L'audio sì, lo devo prendere, però non ce l'ho. Lo dovremmo andare a generare su BFXR. Secondo me sarebbe figo nello sfondo finire il livello lì. In che senso Andrew? Cerca, cerca, non ho capito Aggiungere normal map in construct 3 <ride> Ciao Marco, buon proseguimento di giornata Comunque non so se avete visto voglio condividere con voi questo video ragazzi ve lo faccio vedere mh, direttamente qui in diretta Guardate qua ragazzi Guardate il nuovo aggiornamento di, di YouTube Cioè di YouTube ragazzi. È crashato tutto ragazzi aspettate un attimo Guardate ragazzi. Guardate un attimo, eh. Andiamo su scena. Guardate cosa hanno messo. St ci stanno lavorando. Per creare. Mh, nella. nell'editor nell una sorta di 3D. Quindi tu puoi. Non è nel gioco. Però. Puoi posizionare gli oggetti in maniera molto, molto meglio. Ad esempio, Luke fa, fa una prova. Con questo gioco Guardate un po' Quindi c'è uno Z Elevation Che praticamente serve per l'editor Secondo me potrebbe essere utile Per alcune cose ma non dire, Però È figo Mi piace Cioè visivamente Comunque è molto più bello Puoi comunque mantenere Quello che avevi fatto prima eh? Come ce l'avevamo Come lo stiamo usando prima Guardate che figo Construct, dovete dargli tempo, ragazzi. Per questo dico io. Secondo me. Il loro intento non è quello di arrivare a fare giochi 3D. Però se implementassero già il 2.5D in maniera proprio nativa. Sarebbe top, sarebbe top, veramente. Ritorniamo alla Big Web. Crea un parallasse. Sì, lo possiamo fare anche noi il parallasse, però nel gioco, non ci vuole nulla, eh. eh basta andare sul su livello come nel corso che ho fatto. Puoi fare che quando attiva la gravità per andare su devi salire sulla piattaforma Se non è la gravità attivata anche se vai sulla piattaforma non vai sopra Così è un po' più difficile Eh ma non... ma la gravità infatti si attiva solo quando noi schiacciamo la freccia verso l'alto Una volta che fai tutto il tragitto con i cambi di gravità Fare un passaggio che ti porta nello sfondo Un po' come avevi fatto nel corso del platto Per far finire il livello lì con una porta all'altro Effettivamente si potrebbe fare Dovrei progettarlo ragazzi Quindi fare una porta Che tu entri Appari nello sfondo Sempre sotto sopra Ma è un panico ragazzi Volete, volete farmi incasinare Lo so Volete farmi vedere Volete vedermi soffrire Secondo me è la, Meglio la gravità automatica Vabbè in caso poi lo di è, un, è una condizione Invece di fare Quando tu schiacci Quando attivi Quando ci passi Così non è male però eh Ritornando al gioco eh Guardate un po' Così non è male. Tanto resto il live un altro po' perché tanto comunque sono ancora a piedi non ho la macchina. Quindi il tempo che arrivano i miei così poi vado dal barbiere. Guardate un po'. È figo. Una cosa che sicuramente c'è un bug. Guardate un po'. Che se io schiaccio la freccia verso sopra mentre sono così. No, non ruota. Lo aggiusto quando io tocco. Guardate. Cioè, a me piace. Potresti riattivare un da game perché mi scoccia di vedere la live dal telefono. <ride> no, non lo so. No. Allora Secondo me è figo Cioè a me piace Grande rubber Ci siamo Allora che volete fare quindi? Volete che creiamo lo sfondo? Cioè non lo so facciamo dei livelli Cioè che tu entri e torni nel menu principale allora possiamo fare così, decidiamo un po' i giorni, allora le live rimangono fino a domenica, io ci sarò in live, lunedì mattina invece parliamo di Natale, stiamo un'oretta insieme, quindi non esce nulla sul canale, vediamo quello che mi avete mandato voi, infatti vi ricordo che se volete partecipare nella live di lunedì, quindi vi basta semplicemente mandarmi via email i vostri tipo lavori natalizi, tipo dei regali ecco, ma robina molto semplice, hai visto la freccia verso l'alto? Praticamente cosa possiamo fare? Possiamo fare che domani, dato che abbiamo finito il primo livello, cosa possiamo fare? Aggiungere o il menu principale? Quindi, domani sono il menu principale. E quindi, facciamo che quando tu schiacci, a, tipo che ne so, facciamo una lobby. E facciamo che il personaggio può entrare in diversi: tipo livello 1, livello 2, livello 3. Magari lo progettiamo sempre con questi: con questi, con questi assets. Ragazzi, non mi voglio mettere a disegnare altra roba. Anche se Big Buck mi ha mandato un po' di materiale. Mentre poi possiamo fare che sabato lo ultimiamo, tipo facciamo primo e secondo livello e basta, e, e domenica gli mettiamo due monete tre cose, poi ripeto il gioco ragazzi se ci lavorate per un mese vi viene una figata perché ovviamente abbiamo tempo, poi vedrò se lo porterò avanti, però come concept è fichissimo, ma io ve lo voglio dare comunque così, cioè non è un problema, bisogna trovare l'obiettivo fine del primo livello, secondo me l'obiettivo è molto semplice, nel senso da una parte all'altra, solo che il gioco invece di essere in maniera molto orizzontale... Cioè, orizzontale, deve essere verticale, cioè che poi tu li sposti. Però la cosa che potremmo fare, qual è? Che. Che ad esempio, Ecco cosa potremmo fare, ragazzi. Ho avuto un'idea. No, non ha senso questa idea che sto pensando in questo momento. Era geniale nella mia testa, ma non ha senso. Sì, dovremmo trovare un obiettivo. Le monete possiamo anche mettere, ma anche le munizioni. Però poi dovremmo mettere che tu le puoi raccogliere. Invece, non ha senso. Allora, intanto, io vi faccio vedere qua che ci possiamo mettere altri nemici. Cioè, negli assets che io ho scaricato, guardate, c'è un bel po' di materiale, eh. ci sono ste robe qua. Che non so che so, la vita. Possiamo mettere le munizioni che tu le raccogli, le abbiamo. Possiamo anche mettere ci sono nemici volatili. Li possiamo mettere. Cioè, ripeto, ci stiamo un attimo a metterli adesso. Lo scopo del gioco non è che c'è uno scopo, il bello era creare un gioco insieme, Edoardo. Non, non di fare il nuovo Call of Duty. Però. anzi, siamo partiti da un semplice platform, non sense, a fare quando tu spari sul nemico, cambia. Poi da un momento. A... La cosa della gravità non era progettata. Abbiamo fatto che ci sono le onde, come vedere, della gravità in basso. Che spauna. Abbiamo fatto il cambio di gravità con i lapilli che spawnano al contrario. Non lo so, possiamo mettere che lo scopo del gioco è quello di uh, uscire da, da questa grotta e quindi ci sono diversi livelli. Questa è la cosa. Vai tranquillo Davide, non ti preoccupare. Quindi ragazzi, non lo so, ditemi voi, perché io non penso di rimanere come ieri fino alle 6 oggi. Magari puoi fare un livello con date di nemici, no? È un platform ormai secondo me unire troppe robe. Potremmo... Non lo so. Non lo so, potremmo mettere sicuramente delle porte che tu vai a finire da qualche parte. Non lo so, ci sto pensando. Sto pensando perché... Dico, alla fine il bello non era che era un gioco finito al 101%. Era bello pure di imparare a fare qualcosa di nuovo, no? Cioè, molti di voi magari che mi seguono... Sono qui pure per capire bene come funziona construct Proviamo a mettere altri nemici La prossima transizione ad un livello Allora a questo punto facciamo direttamente la transizione Ma non la faccio adesso ragazzi Cioè magari rimaniamo gli ultimi 15 minuti insieme Parliamo un pochino uh, Riflettiamo sulle cose che possiamo mettere e, e, e poi magari lo facciamo con calma domani Nel frattempo magari in mente Mi progetto come può essere la grafica del, del nuovo livello Se no una cosa che possiamo fare È che tu Invece di farlo andare nel menu principale, mi piacerebbe che tutto rimanesse qui. Allora, intanto se noi vogliamo possiamo anche allungare la mappa semplicemente cambiando il layout. Cioè basta, basta andare qui e fare, invece che la dimensione 270 facciamo 600. E possiamo continuare a disegnare, ragazzi, quindi farla molto più lunga. Quindi possiamo anche migliorarla, no? Però vorrei fare qualcosa che, ok, tu prendi una porta, però un, prendi un teletrasporto e vai a finire da qualche parte. Però si vede proprio l'animazione. Se cioè, tipo si vede tipo che succede qualcosa. Mi piaceva un twist ragazzi, come abbiamo fatto a caso. Io farei una mappa più grande e, bassare, e basare il tutto su una specie di Capture the flag. Dai portate dal lato opposto della mappa. E ad ogni danno subito si perde il bottino e si deve andare a riprendere. Eh Nicola, non è mai la tua idea. Non è mai la tua idea. Non è male effettivamente. Che si stringe orizzontalmente non lo possiamo fare. Cioè, potremmo mettere dei... Delle... Tipo... Volendo si può fare effettivamente. E se lo so si stringe orizzontalmente è bella. Devo mm. cercare di capire cosa intendete però. Cioè, allora, cerchiamo di definire il gioco. Come possiamo farlo? Ha ah, detto il tuo contento, mettiamoci i nemici che volano e dopo altri livelli. Sì, lo facciamo, lo facciamo domani, questa cosa del, uh, dei nemici che volano. Andare nel gioco per cambiare le impostazioni. Ci sono delle porte. Ok, ma quello lo farei nel menu principale. Sconosciuto, però non mi va vale neanche. Metti poi le munizioni: appena finisci. Le munizioni, puoi solo pugni. Oppure in generale, armi corpo al corpo. Eh, ma io sto usando degli assets gratuiti che ho trovato su internet. Non ho il, uh, le animazioni del colpo a corpo. Mi dovrei mettere a farli. Intanto fai l'engine del teletrasporto. Eh, ma il teletrasporto dove riporta? Cioè, questo voglio capire io. Ma prima di fare il teletrasporto, cerchiamo di capire. definiamo un po' l'obiettivo del gioco. Fai il menu che ho il livello, intendevo. Sì, ma lo faremo. No, L'avevo detto, ragazzi, non inutile iniziarlo adesso. Sono tra, tra 15 minuti a sto punto, stacco 20 minuti. Quindi, alla fine, eh, vediamo un po'. Se no, iniziamo. Vediamo cosa facciamo in 10 minuti. Un attimo solo. Non so. Non mi sto inquadrando, forse. Ok, facciamo così. Prima ancora. E se domani facessimo noi gli assets? Volendo sì, se volete farmi ve li potete mandare via email E domani aggiungo quello che mi mandate voi Allora il menu principale ok Lo possiamo anche fare Anche se a me piacerebbe che il, il gioco entra direttamente qui Però se volete fate il menu principale Alla fine il menu principale l'ho fatto in tutti i corsi Però lo possiamo anche fare Il menu principale lo facciamo nel live di domani Io 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 non ho capito Vieni su Discord after live. Sì, a sto punto ragazzi ci sentiamo su Discord, sul gruppo Discord, per chi non c'è vi invito subito il link che c'è un canale che si chiama appunto Sviluppare giochi e ci sentiamo direttamente lì. Dopo la live ancora ci stiamo un altro po' in live. Vi consiglio così dopo possiamo parlare. Ma quali dimensioni devono essere i pixel i calzi? Pixel 16x16. Mentre a della capture lecce, sarebbe livelli con più mappe. Eh, infatti, non vorrei. Ops, cosa ho schiacciato? Ok, nulla. non Lo so, ragazzi, volevo coinvolgere anche voi. Quindi, coinvolgere anche voi. Era per fare qualcosa di diverso. Guarda, Sammy, devo andare per live. Ci vediamo domani. Grazie mille, Dante, per essere passato in live. Grazie mille davvero. Per quelle persone che non hanno visto, stiamo creando questo videogioco. Abbiamo fatto in questi giorni. La gravità del, del nemico. Ah, dobbiamo fare che il nemico si rimpicciolisce. E prende. Che si rimpicciolisce. Ce l'ho tutto scritto. Facciamo domani con calma. Oggi siamo stati veramente molto rapidi. Guardate qua: cambia gravità. Passiamo dall'altra parte. Cioè, è veramente bello. Cioè, sono contento, ragazzi, perché. Non è venuto male. Ripeto: la roba che mi interessava non era quello di fare un gioco fantastico. Era quello di fare cose nuove. Abbiamo aggiunto la gravità. Se no, Una cosa che mi piacerebbe di più, invece, ragazzi. È che fare come nel primo. Pla cioè. La cosa che mi piacerebbe di più fare invece è che tu c'è una porta e vai nello sfondo a finire. Mi piacerebbe di più invece quello di fare più livelli. Cioè, magari con un livello ha due transizioni, uno e due. Quindi fare una parte dietro dove tu vai nello sfondo. Mi piacerebbe in quel modo, capito, ragazzi? Cioè, che ne so, fare una porta sotto sopra qui, guardate. Una porta sotto sopra qui, che tu schiacci spazio o la freccia verso sopra, in questo caso, non cambia gravità e appari nello sfondo. Come ho fatto nel platform, se vi ricordate, in quello del corso Sì, non è, è insieme a Burgo. Il canale sviluppare giochi, però è, beh, è nostro. Sì, Andrew, secondo me sì. E poi lo scopo è quello di magari finire anche quel livello, prendere, che ne so, magari facciamo una, un esempio, no? Un esempio. Facciamo un esempio base. Che qui c'è, noi appariamo. E c'è una porta qua bloccata. Per prendere, per, passare, per, prendere per aprire questa porta che c'è qui, bisogna prendere una chiave. La chiave è nello sfondo. Per prendere quella chiave nello sfondo, bisogna andare lì, uccidere i nemici. Passare, Devo schiacciare spazio, andare nello sfondo. Poi, quando si, pre quando si prende la chiave, o si ritorna nel menu principale. Oppure si passa a livello 2. O devi ammazzare tutti i mostri per prenderla. Oppure facciamo ad esempio che c'è Dall'altra parte uno slime gigante Con una chiave dentro di lui Che si è ucciso dalla chiave Che non ti spara eh Non voglio fare che ti spara l'intelligenza artificiale Non lo so magari domani la facciamo Facciamo qualcosa però si potrebbe fare Non è tuo ediburgo ma puoi usare il cane sviluppare il gioco Lo so che non ho detto che non è mio Rabber. non mi linciare Cioè, Non ho detto questo Ma cos'è il TG Community? Il TG Community è una community di Burgo. Il moderatore che mi aiuta nelle live E che ha fatto tutte le animazioni che vedete qui alle mie spalle Eh, se no si fa che so dietro c'è solo un mini boss E possiamo fare così ragazzi Che c'è questo boss gigante Che io non l'ho mai fatto fa Si fa uno slime gigante Che lui ti spara a uno a uno Tipo del... Delle palline e semplicemente noi dobbiamo sparare tantissimi colpi. Dai, allora facciamo così, ragazzi. Cioè, secondo me è molto più importante rispetto al menu principale. Cioè, il menu principale in caso lo facciamo alla fine, alla fine, alla fine. No, ma non c'è bisogno, ragazzi. Se volete farmi degli assets potete farmeli. Però io direi non c'è bisogno. Sfruttiamo quelli che abbiamo già. Se volete farmi mandatemeli. Tipo le monete me le mandate il big back. Spero di inserirle. Magari quando tu lo uccidi spawna anche le monete. Ci sta uno, zombie, uno slime gigante che tu devi uccidere, secondo me. Cioè, la roba del menu principale è semplice farla. Basta fare un nuovo layer con il livello lì e usare le variabili. 16x16, un singolo blocco e 16x16 nel gioco. Poi, ovviamente, lo scalo. Ritorniamo al nostro big web. Ma sì, per oggi fermiamoci qui. Secondo me è inutile approfondire troppo, 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 troppo. Un attimo solo. Che vogliamo andare? Anzi, facciamolo, così lo faccio dopo. Quindi ditemi voi. No, non c'è bisogno. Se Edoardo se vuoi fare fai, magari manda, magari vedo se va bene o no, dico non ti preoccupare. Quindi facciamo così ragazzi, domani facciamo disegniamo lo sfondo dietro, molto leggero. E facciamo uno slime gigante che è lo stesso, però lo ingrandisco così in questo modo, guardate. È molto semplice, eh? Così. Ovviamente ora si bugga tutto. Ovviamente che non fa questo effetto. È praticamente che va molto più lento. E che ci prende. Cioè, praticamente che va a destra e sinistra. E magari noi per non morire dobbiamo saltare. Dobbiamo cambiare gravità. Poi ritornare. Sì, possiamo progettare un boss. Tipo, esatto. Dai, ci sta, è figo. Vediamo come viene. Alla fine, lo scopo non è quello di fare un giochino. Un gioco pazzesco. Uh, ma almeno creare un qualcosa di diverso. Facciamo che c'è questo zombie gigante che va avanti e indietro. Dai, ci può stare, dai. Vediamo come viene. Vediamo come viene. Mi confermate allora? Mi confermate, confermatemi qui, confermatemi, dai. No, ma non ho detto zombie. Ho detto slime. Ho detto zombie, no? Spero di non aver detto zombie. Dai, viene, viene molto, molto bello in questa maniera, ragazzi. Secondo me non è male. Facciamo una porta lì. Facciamo Quando tu schiacci la freccia verso l'alto. Però c'è la porta dietro. Va nello sfondo. Oppure bisogna schiacciare tipo un bottone. Eh, spazio. Poi si vede. Andando nello sfondo. Hai detto zombie. <ride> sì, allora niente. Mi, mi sono confusa. Niente, ero sbaglio prima. Sì, perché... Lo sai perché ho detto zombie, ragazzi? Perché vi spiego. Perché parlando di oggetti giganti. Guardate un po'. Oggi ho registrato questo altro tutorial per il gioco dall'alto. Questa è il, la guida che ogni giovedì vi porto sul canale Se vi ricordate, no? Dove stiamo facendo questo gioco E ho creato un boss zombie È uno bo un boss Infatti si chiama così, guardate Boss zombie Ovviamente ho fatto che ha 5 di vita Però ora qui non funziona Perché ho fatto che il personaggio Vediamo un po', no? Dovrebbe funzionare Facciamo così, guardate Guardate Ha 5 di vita Poi tu lo uccidi Ecco quindi niente, quindi ho registrato per questo, ho detto zombie, perché è un boss. Chiudiamo, close project, questo poi ve lo faccio vedere pian piano. Quindi ragazzi, boh, sono contento, in pochissimo spoiler del prossimo episodio, sì sì esatto. Che già c'è il... non spoiler please. Vabbè oggi nel video che uscirà è una cosa semplice, però ripeto, anche in quella serie, non essendo un corso, vi voglio far vedere il processo a video, un po' come quello che stiamo facendo ora però con i video. Eh, la cosa bella qual è? Che lì, nel video che uscirà non farò molte, però vi farò molte cose però vi farò capire come funzionano le famiglie e tutte queste cose qua. Quindi, ragazzi, spostiamoci con la big webcam. Web rimaniamo gli ultimi 10 minuti. Io Abbasso ancora di più la musica. Vabbè, si sente alziamola analziamola. E... e niente. Dopo fare beatbox sì, gli ultimi 5 minuti. Allora, rimaniamo. Facciamo 2 ore di live. Fra 10 minuti stacchiamo. Eh, A meno che non si stacca prima, perché è probabile. Dato che mi dice che c'ha problemi YouTube, però vabbè. E, e quindi ditemi, ditemi cosa ne pensate. Cioè, secondo me, ripeto, non è un ad avere la versione free. Non lo so, artizi. Non ci sarà qualche altro ragazzo che c'ha la versione free. No, davvero, sono veramente contento perché abbiamo fatto una semplice cosa, che era quella della gravità, L'abbiamo fatto un twist. Uh, ovviamente è stato molto l'inizio, macchinoso fare il tutto. Però ci siamo riusciti. So la cosa più contenta è la gravità. E la gravità dei proiettili. Che ieri sta è stato veramente un trauma farla. Però contento, contento, contento. Esci dalla lavagna, la lavagna è lì. Non riesco a farvela vedere. Non riesco a muovere la web, se no Sennò distruggo tutto. Allora, allora. E niente ragazzi, ditemi che bello, nelle tue live negli ultimi 10 minuti sono sempre 30-40 minuti. Sì è vero, è vero, ma io rimarrei molto di più. Il fatto è allora, devo per forza tagliarmi questi capelli ragazzi, Obbligatoriamente Però sono a piedi, quindi se non ho la macchina non so... Che non so se neanche se ce la faccio a tagliarmeli oggi se non domani mattina. E poi andiamo su Discord, più che altro perché voglio fare due ore complete, mi piace sempre arrotondare per eccesso, ecco, come ieri, alla fine quasi tre ore siamo stati. E... Dai. Una curiosità, ma per le esperienze per i due progetti vengono fatti con grafico vettoriale o rasterizzato? No, rasterizzata Però molto più grandi. In modo tale che poi a, a diminuire ce la facciamo. Ad ingrandire è difficile, capito? Grazie, Costanzo, per aver condiviso il link. Tranne la pixel art, intendo no, raster. Anche se non ti nego, che voglio iniziare a vedere se riesco a fare progetti in vettoriale. Perché io non ho capito bene. Non l'ho mai fatti. Però in teoria mi sa che si possono fare con Construct 3. Progetti in vettoriale. E sto pensando. Ci sto pensando. Io comunque ho deciso, ragazzi, che voglio continuare. Comunque, col 2D. A me il 3D adesso non interessa perché io con quello che faccio sto lavorando esclusivamente col 2D anche per clienti. Roba, non mi interessa spostarmi su Yuri. Infatti, il corso l'ho un po' fermato. Quello che stavo seguendo. Lo voglio imparare solo per progetti futuri che sto facendo. Cioè, alcune cose so farle. Uh, voglio migliorare solo per essere pronto. Però collaboro con diversi ragazzi che fanno giochi in 3D. Uso Illustrator. Rispetto a Inkscape, sto già facendo gli altri. Va bene, Edoardo, tu mandali. Non sono sicuro che li userò. Però mandali lo stesso in caso. Ehm, nel senso, li diamo poi in allegato ai ragazzi. Spero di potervi ricondividere tutto il progetto dopo alla fine. Così il gioco magari ve lo do. E poi magari lo scopo è quello di i nuovi livelli. E poi me, lo, me li mandate indietro. Comunque, non vi nego, ragazzi. Vi do questa ultima cosa. Che sto cercando di realizzare un gioco multiplayer È una cosa che sto dicendo solo nelle live Ma neanche alcuni tipo Neanche Burgosa sa questa cosa E un gioco multiplayer che è difficilissimo Perché ieri ho scoperto che funziona In maniera molto complessa eh, Il tutto Quindi non so neanche se ci riuscirò Un domani Però mi sto impegnando tanto E quindi piano 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 Io inizio i miei assets per questo week E per questo weekend che segue il tuo corso grande, grandi artisti. Vi ricordo ragazzi che lunedì faremo una live sul Natale. Se volete mandarmi qualche grafica, così anche soltanto una fan art, potete mandarmela. Io ci ho fatto un video in particolare che adesso ve lo guardo. Vi basta semplicemente scrivere su YouTube se la vuole sciacca Natale che c'è un video dove vi parlo di questa cosa. La vigilia di Natale faremo un questo qui è il video, Guardate un po'. La vigilia di Natale faremo questo qui è il video, vigilia di Natale insieme, ecco un regalo per voi. Praticamente la vigilia di Natale faremo una live dove già mi sono arrivate qualche mail, qualche 3 mail, 4 mail di alcuni vostri lavori, ancora non li ho visti, non li ho visti. E, e quindi se volete mandarmi qualcosina, uh, potete così, almeno ci divertiamo la vigilia, parliamo un po', mi raccontate cosa fate, così, o soltanto per uh, parlare un po' con voi, eh, al di fuori dello sviluppo di videogiochi. eravamo in 18 ma in 17 per colpa l'altro l'altro di honda ah vabbè tranquillo quindi farei un video dove ci fa vedere come si aggiungono i bottoni della pubblicità intendo i bottoni dicono se vuoi continuare a vendere la pubblicità allora praticamente per fare questo lo puoi fare soltanto almeno che non hai tu, tu intendi se lo vuoi fare con i giochi browser e con i giochi in apk devi collegare admob e puoi fare che ad esempio quando parte la pubblicità riscatti il premio, quindi un domani sicuramente lo, fa lo faccio, anche se vi ripeto io non sono specializzato nello sviluppo di videogiochi apk, li faccio, li ho fatti per me, e... però io faccio più di sviluppo di videogiochi web, però non vi dico che vi voglio spostare pure per portarvi qualcosa per voi. Io sto facendo per la vigilia di Natale un giochino pixel art, spero di uscire a fine tempo, Grande big buck, grazie mille, cioè grazie mille non so se è quello che vuoi fare per la vigilia, E. Anzi, mi sono messo in programma di, fare di stampare quella quel fan art che mi hai fatto quando ho fatto 1000 iscritti. Quindi spero di riuscire a stamparla il più presto possibile. Vorrei fare una zona dedicata nella mia stanzetta con tutte le vostre fan art. Mi piacerebbe più avanti, quando magari ho un po' più di iscritti, magari fare tipo delle fan art a settimana. Dove ogni settimana chiunque di voi può mandarmi delle grafiche. Perché dal tuo blocco, dal Play Store? Allora, blocco è stata una prova fatta in Phaser, non con Io, se voi andate sul, su YouTube, vedete il video praticamente era l'ho tolto perché mi era scaduto mi sta la key store dovevo aggiornare la chiave e non mi ricordavo più i dati alla fine era, un... era soltanto per provare e quindi però vi... non vi nego che voglio... nel 2019 voglio fare tante cose nuove tra cui sviluppare giochi anche per android proprio perché non per guadagnare solo per fare per dirvi ragazzi ok faccio anche questo perché mi ninciate ogni volta quando è il episodio i giochi dei fan? Allora, i giochi dei fan dovrebbero uscire questo venerdì. Però, siccome ho deciso che questa settimana non escono video, io in teoria ne registro uno questa settimana. Eh, spero. Non, ovviamente non lo registro entro, entro domani. E, e quindi il, il tutto dovrebbe iniziare. Dovrebbe uscire venerdì prossimo. Come giovedì dovrebbe uscire la roba. Almeno che non c'è uno speciale, perché giovedì mi sa che è Natale. Vediamo, no, giovedì è 27 quindi giovedì uscirà il top down shooter. Sicuro. Vi ricordo che giovedì, venerdì sabato non ci sono, quindi parto per Roma. In caso, se volete seguirmi su Instagram, sicuramente farò storie. Vedrò se fare delle live lì direttamente. O uh, fare delle live dal canale, non so, non lo so. Speciale di Natale, non ho preparato nulla. Non, non sono riuscito a preparare nulla per via del lavoro. E, però, ovviamente, magari faccio qualcosa per i 2000 iscritti. Magari entro, magari non il giorno stesso, magari a gennaio con più calma. E quindi purtroppo non sono riuscito a fare nulla, ma io non vi nego che volevo fare un altro corso a regalarvi. Anche un piccolo corso di un'ora, ma volevo farlo. E quindi spero di riuscirci. Uh, quando ti si potrà inviare i propri progetti? Me li puoi mandare sempre, tizi. Quando vuoi me li puoi mandare. Io ho, dei ho tipo 3-4 giochi ancora da recensire da, re da analizzare. Però puoi mandarmeli. Cioè, non, non ti sto dicendo che passeranno 4 settimane prima. Magari in un video potrò mettere il tuo gioco. Eh, e insieme ad altri c'è un video dedicato dove basta iscriversi a Samuele Sciacca. Provo i vostri giochi. E questo qui, guarda. Vediamo, non mi ricordo te lo devo mandare, Non mi ricordo dove lo devo cercare. Ma comunque, voglio fare direttamente un Google Form dove voi inserite tutti i dati e mi mandate direttamente il gioco in quel modo. Perché ogni volta dovete mandarmi le mail, è pure scomodo. So che per alcuni è scomodo. Quindi, ragazzi, due minuti, o ultimi due minuti, così ci spostiamo su Discord. La live non ha avuto particolari problemi, anche se mi dice qua che ehm, non so perché devo settare i dati della qualità, dopo parlo con Burgo che lui è più esperto di me nelle live, lui è quello che smanetta di più. E, e quindi niente, ragazzi. Mi invito anche di passare sul gruppo Facebook. Uh, siamo a 111 minuti di live. Come 111? Mi dice 1,58. Vediamo qua. 1,58 e praticamente vi consiglio anche di passare sul gruppo Facebook perché, ragazzi, non so se avete visto, ma siamo quasi a 500 iscritti, 500 membri, e sono stracontento perché sono. Siamo a 497 membri, 497 membri. Allora, l'orecchino ci sono, la lavagna c'è, il quaderno pure, la matita mi sa, non c'è più, no, eccola qua. qua. E l'ASMR con l'albero di Natale non, non lo vedrete mai ragazzi Mai Non ne faccio video tipo Di SMR. Quindi ragazzi vi aspetto su Discord Ci vediamo domani in live Alle 3 Non so fino a che ora 4, 4 e mezzo, 5, non lo so Minimo 4, quindi minimo un'ora Ti do un consiglio per questo problema della live Prova a togliere la risoluzione 1080p Se pensi che richiede molta connessione Magari riduci leggermente il bitrate Grazie mille Grazie mille, sì effettivamente è quello, perché mi dice praticamente YouTube mi dà... Utilizza la frequenza di fotogrammi chiave di 4 secondi o inferiore. Al momento la frequenza... Non lo so, non lo so perché fa così. La frequenza di fotogrammi chiave attuale è pari a 8.1. Tieni presente che gli errori possono dare origine a dimensioni Goppo non corrette. Non lo so ragazzi, non lo so. Ragazzi. Quindi veramente vi ringrazio per essere stati in live insieme anche oggi. Abbiamo, siamo sono contento del risultato. Ci vediamo su Discord, beatbox, dai ultimi 30 secondi. <totiposanica> Questo lo riconoscete, no? Ovviamente Super Mario Ragazzi, ci vediamo su Discord Ci vediamo domani alle 3 Mi raccomando, puntuali Connessione del Burundi, sempre E... Lo so ragazzi, non mi linciate per la mia connessione del Burundi Ci vediamo quindi... Fagli gli stessi e facci il mio amico, grande Eh vabbè, questi sono gli standard Suone con la tastiera, mi piacerebbe. Faccio qualcosina, ma in piccolo. Ciao, ragazzi, ci vediamo su Discord. Il link che vi ha messo Costanzo. Mi raccomando. Grazie, Costanzo, per averci accompagnato e per aver moderato anche oggi.